sta parlando. Tanto riprendi la giuria. Un pochino più larga. Aspetti, non spingere con cose che sono cadute. Signori, buongiorno, benvenuti, bentrovati, grazie di essere qui presenti a questa nostra sesta edizione del Premio Innurazzi. Mi viene da pensare che se fossero le sinfonie di Beethoven, allora saremmo arrivati alla pastorale, la sesta, no? In un profluvio di un allegretto commovimento. Ed è stato veramente un gioioso concerto di partecipazione da parte dei concorrenti provenienti da ogni parte d'Italia, con opere di poesia, di narrativa e di saggistica, che la giuria ha premiato e ha esaminato in ogni loro espressione, con impegno e con il dovuto piglio. E allora per prima cosa dunque mi presento la composizione della giuria, nella quale io ho svolto le funzioni di regista, composta dalla scrittrice e professoressa Liana De Luca, vicepresidente, dal dottor Antonio Filippetti, giornalista e critico letterario della Repubblica, sezione di Napoli, che non ha potuto venire per questioni di servizio, dal dottor Claudio Giacchino, giornalista e scrittore della Stampa di Torino, che arriverà più tardi, sempre per questioni inerenti alla sua attività, dal professore e studioso Giovanni Ramella, già preside del liceo classico Massimo D'Azeglio di Torino, e dal professore e scrittore Armando Santinato. Il premio dei Murazzi è sostenuto dall'associazione Elogio della Poesia e gode dell'appoggio di un prestigioso comitato d'onore. E fanno parte di tale comitato d'onore Giorgio Barberi Squarotti, che in qualche modo tutti conoscono, il padre della poesia, dei poeti italiani contemporanei, Lilli Bertone, moglie del famoso stilista e carrozziere italiano internazionale Bertone, e scrittrice lei stessa, Gianni Chiostri, disegnatore, Marcello Croce, professore e filosofo, scrittore, Silvia Marzano, professoressa dell'Università di Torino, Gianni Oliva, notissimo professore e anche stato assessore, professor Renzo Pavese e il professor Pierfranco Quaglietti. Il comitato è presieduto dalla signora Antonella Parigi, che è già stata collaboratrice del Movie Club e del Festival Cinema Giovani, già cofondatrice insieme allo scrittore Alessandro Baricco della Oldham School, poi ideatrice di Torino Spiritualità nel 2005 e nel 2006 fondatrice del Circolo dei Lettori che qui ci ospita, grazie anche ai suoi. Infine, attualmente è il nostro Ministro della Cultura come Assessore alla Cultura della Regione Piemonte. Cedo subito la parola alla dottoressa Antonella Parigi. Grazie, buongiorno a tutti. Intanto vi ringrazio dell'invito e dell'occasione di presiedere una giuria. Chiedo già anticipatamente scusa del fatto che io purtroppo dovrò andare via a un certo punto, perché come ci siamo già detti, noi abbiamo, come dire, una agenda piuttosto complessa, e porgo comunque i miei complimenti a questa iniziativa. Come avrete sentito dalla mia breve storia personale, storia professionale, il libro, la lettura, la cultura sono stati tutta la mia vita. Io ho avuto, come dico sempre ai miei figli, un grandissimo privilegio, quello che ritengo la massima fortuna per un essere umano, quello di fare della propria passione la propria professione. Io non c'è giorno che non mi sia alzata felice di vivere,
grazie ai libri, grazie alla cultura. Credo che la cultura, poi ovviamente nelle sue varie forme, io ho un altro grandissimo privilegio che ritengo veramente un dono che mi è stato dato, che è la curiosità per tutto. Mi sento, non so se voi ricordate, un bellissimo film di Woody Allen, Zelig, che era questo, come dire, questo personaggio che si identificava in qualsiasi, come dire, storia, no? E quindi assumeva le sembianze di un ebreo di volta in volta. Ecco, io mi sento un po' Zelig perché la mia curiosità, la mia passione per la cultura me la fa amare in ogni espressione, quindi non solo quella letteraria, ma devo dire in tutte le espressioni, e per tutte le espressioni provo curiosità. Poi, come tutti, ognuno di noi ha delle forme di cui magari sente maggiormente la musica, nel senso sente come queste sono composte. Ecco, per me una delle forme di cui io sento come sono composte, come suonano, la loro coerenza o la loro non coerenza, perché naturalmente questo dipende, è proprio la letteratura, che la poesia, potrei aggiungere il teatro. Quello che mi piace oggi dire è che appunto io ho lavorato sempre in quello che era la mia passione, che non è stata solo una passione intellettuale, perché io ho sempre creduto che la letteratura, la poesia, fosse innanzitutto una risorsa esistenziale, fosse una componente non sufficiente per trovare dentro la vita quello che io chiamo una consolazione. E devo dire che in particolar modo, naturalmente questo vale per quella che noi chiamiamo la fiction e tutto, ma in particolar modo io credo che questo termine della consolazione sia un termine che si addice grandemente alla poesia. La poesia ha qualcosa che raggruma dentro delle parole il senso profondo della nostra vita, e anche questa, come dire, nostra difficoltà, spesso, come dire, sì, difficoltà a rappresentare le sfumature delle nostre emozioni e dei nostri sentimenti. Ecco, io credo che nella poesia ci sia questa grande capacità di esprimere tutta l'umanità in a volte veramente in poche parole, quindi di essere, come di farci sentire in questo molto meno soli, e questo per me è fonte di quello che io chiamo consolazione. Ecco, concludo dicendo che appunto in questo mio grande privilegio, che è stato per me il compiere una carriera professionale in tutta all'interno delle mie passioni, voglio dire che io veramente, quando la vita, perché poi come per tutti, a volte la vita picchia duro e a volte bisogna, io quando la vita picchia duro o vado a teatro o vado molto spesso da sola, perché è una cosa che mi piace molto, oppure appunto magari mi chiudo in casa e passo due giornate a leggere, e a leggere in particolar modo delle poesie. Bene, quindi grazie di questo invito. Io poi, avendo diretto per 10 anni la scuola Holden, ho anche una grande passione e, se volete, una grande invidia per chi ha il talento. Io non ho uno straccio di talento, credo, per tutta la vita ho frequentato grandi autori con molta invidia, però mi piacciono molto le persone che hanno talento, che hanno questa capacità appunto di narrare in vari modi, e quindi naturalmente per me oggi è bello stare in mezzo agli autori, perché devo dire del mio nuovo lavoro forse la cosa che mi manca di più, quello di stare in mezzo agli autori. Quindi grazie di questo invito.
dichiarazione di amicizia, letteratura come amicizia, dice un famoso critico italiano, Americo Giaccherino, e il nostro assessore ha sottolineato in sostanza questo concetto. Si potrà fermare qui per poco, ma spero che possa fermarsi ad ascoltare la voce di un premiato, perché è tradizione del premio I Murazzi iniziare la celebrazione premiale attribuendo subito il premio alla carriera, che di regola tocca a uno scrittore di lungo corso, autore di una varietà di opere letterarie compiute lungo l'intera vita. Precedenti premi alla carriera sono stati, da qui presente, Liana De Luca, il già nominato Giorgio Barberi Squarotti, il notissimo Sergio Zavoli, presidente della Corte Costituzionale Luigi Mazzella, che alcuni sanno che è anche un grafomane, poeta e romanziere, Corrado Calabrò, anche egli uomo politico e romanziere e poeta, più ancora poeta che romanziere. Tutti i presenti che hanno preso posto a sedere in sala hanno trovato come omaggio da portare a casa una copia del libretto celebrativo del premio Murazzi edizione 2016, che viene celebrata in ritardo, quasi alla primavera del 2017, perché così salteremo il 2017 e l'anno prossimo celebreremo direttamente quella del 2018. Non è stata una scaramanzia, ma le cose sono andate così. Sul libretto avete visto chi è lo scrittore premio della carriera, chiamato a pronunciare la magnificazione della parola scritta. Ma prima di chiamarlo a tavolo, che poi in realtà è un leggio, vorrei dire due brevissime nozioni di biografia su di lui. È nativo di Amelia, vive a Ferrara, ove ha insegnato nei licei e all'università. Dirige la scuola di scrittura creativa Itaca. È noto poeta, prosatore, saggista e giornalista, attualmente per il gruppo editoriale QN, che è l'insieme delle tre testate, Il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno. È collaboratore del New York Times, è già stato collaboratore del Corriere della Sera. La sua prima raccolta di poesie risale al 1973, stiamo parlando di 40 anni fa. Il suo primo romanzo è del 1985, è autore di 8 libri di poesia e di 18 romanzi. Chiamo al tavolo della giuria per ricevere dalle mani della nostra Antonella Parigi, assessore alla cultura, lo scrittore Roberto Pazzi, che viene insignito del premio alla carriera. Guardate il fotografo. Un discorso di magnificazione della poesia, di leggere io stesso la mia poesia prima di illustrarvi un breve discorso sulla validità della carta scritta e sulla sua difficile compresenza con la diffusione dei testi in era digitale. Nel libretto che vi è stato consegnato, se avrete la bontà di seguirmi, ci sono alcune mie poesie inedite e passo senz'altro a leggervene qualcuna.
Le rotte della mente, che poi è la poesia eponima perché dà il titolo a questa breve raccolta inedita. Come l'uva nera e l'uva sultanina, primo bacio al risveglio di settembre, sei dolce, anima mia. Dove ti piacerebbe andartene oggi, che in una sola notte sei tornata giovane? In nessun mondo vagheresti inosservata, ma attenta, il tuo regno dura poche ore. E si aprono tutte le rotte della mente confuse a quelle delle navi e degli aerei, mari e cieli. La terra nella rete di meridiani e paralleli si divincola, campo di magnetici desideri. Eccola aprirsi varchi nelle passeggiate fulminate dagli sguardi che incontrano l'anima mia, giovane per un altro giorno. Prima di mezzanotte invecchierà. Facciamo presto, portiamola subito a passeggio, a farsi vedere per vie, piazze, libera, leggera così com'è. Non aspettiamo sia suonato mezzogiorno, inizio del suo declino, presagio del calare della sera. Scherzo di novembre. Ci si può innamorare a qualsiasi età, viva Dio. E a qualsiasi mese, anche il più triste come novembre. Scherzo di novembre. Arrivano giorni nuovi, inaspettati. Il fuoco dell'amore scalda l'autunno. Cadono muri e l'occhio spazia. Ruba territori che non sperava di vedere. Lascio al mio posto un uomo rassegnato. E divento l'impaziente giovanotto che non sa più contare ore, giorni, anni e afferra la fetta più grossa della torta, il suo passato. La fa sparire, se la mangia tutta. A chi è goloso dico mangiami, mangiami, sentirai come sono buono. Attento, non ti sazierai subito. Di me ne vorrai ancora e ancora e ancora, fino a mangiarmi tutto. Così dolce vorrei finire in bocca a te che mami. E questa è la camera da letto al risveglio. Non avete mai avuto la sensazione che in quella stanza ci sia stata tanta gente quella notte? Sono la folla dei sogni. Il mondo mi gira in tondo e mi domanda, dove sei stato stanotte? C'era una folla in camera. Certo, qua dentro mi muovevo a fatica, le ombre ingombravano la fabbrica dei fantasmi, le macchine girano a pieno ritmo di desiderio, non c'è mai sciopero del sogno. Ma sempre nuovi operai di antichi amori e lavoro coi loro nomi. Le mie bambole che vesto e svesto stanno buone là dove le metto, sedute sulle sedie e sul letto. E così nella camera della mente risento le voci dei morti e i compagni di gioco che strillano. Dire, fare, baciare, lettere o testamento. Poi verso l'alba di corsa sbucchi tu e gridi t'hanno liberato tutti. Ma chi sei? Chi sei? Dal pozzo della memoria mi ritorna tutto su. Dentro l'estate, un'altra estate. Una via, le molte più volte attraversate. Piene di gente con scarpe che non si portano più, nei vestiti che passano di moda. Le martingale, i colli di pelliccia, i pantaloni a zampa di elefante, le camicie di poplin, il gusto che della mente muta, il sapore del vino che mente alla memoria al fondo del bicchiere, chiama la lingua i primi sorsi più golosi e l'età bambina quando non potevo berne. Fa male ai grandi, figurati a te! Ammonivano a tavola. Ora che posso bere quanto ne voglio, che posso andare dappertutto, senza chiedere permesso, partire ogni momento. Mi pare bella solo l'età dei limiti e dei permessi. Come dal fondo di un pozzo guardavo me affacciato lassù in alto, che mi sporgevo a spiarmi, sognavo laggiù quello che sono oggi quassù, oggi che sono tutto quello che ho sognato. Sarà come cambiare casa. Potete immaginare a che cosa allude questa ipotesi azzardata nel buio. Partire, andarsene e chiudere le finestre dell'usato paesaggio,
e poi sorprendersi fra case ancora in piedi dopo la scossa. Sentire prima un bisbiglio, poi voci sempre più chiare e capire che è nata un'altra lingua e tu la sai. Sfilarsi da parole che gli avevano cresciuto mentre l'affresco della memoria va in polvere e tu sei Lazzaro che non ricorda più dove era stato. Sì, la tua vita ti lascia, non che sia stanca di te, ma amarne un'altra devi. Non sarà difficile dove la nebbia si alza al risveglio dei corpi. C'è tanto da esplorare, molte dighe da innalzare per strappare al mare dell'eternità amori che affioriranno con nuove parole per dire la gioia di cambiare casa. E non applaudite neanche, ma se non applaudite la poesia te la dovete applaudire. Io sono un emiliano, un meridionale del nord, perciò sono diretto. E sempre in omaggio alla poesia, l'anima pallida e nuda è un eco della famosa poesia Anima la Vangula, pallida la Vangula, o Adriano Imperatore, l'unica poesia che Adriano ci ha lasciato. Scrivessi almeno una volta al giorno, guarirei l'ansia di riempire il vuoto appena smetto di esercitare il potere della mano di salvare la vita, col compito di farlo per tutti coloro che mai leggeranno, in corsa sulla terra per non sentire quel vuoto anche loro, ma spellando la dura buccia della vita senza accarezzarne e goderne l'anima pallida, tenera, nuda. Così accadeva ai mistici medievali di pregare per violenti e miscredenti che rischiavano le fiamme dell'inferno, tutti quanti fratelli da portare a forza in cielo. Con lo stesso fervore insonne di Santa Teresa, con la stessa fede di San Giovanni della Croce, io, miscredente, io un peccatore, scrivo per nessuno che mi vuole. E a volte, come quei folli di Dio, per un istante lo vedo anch'io. La riflessione che vi dono su questa passione che ci trova riuniti qua, perché qui la tromba suona per i giaredenti, perché se siete qui vuol dire che siete contagiati dalla stessa tave che per fortuna mi accompagna e vorrei che mi accompagnasse molto a lungo ancora. E la riflessione ha questo tema. I libri, la trovate anche questa, è scritta nel libretto? Sì. La trovate, quindi mi potete seguire eventualmente. I libri, Radici del futuro anche nell'età digitale, con un grande punto interrogativo. Adesso passiamo dall'emozionalità del linguaggio più alto dell'umano, che è la poesia, perché la poesia è la cima del discorso umano, è la più antica, è nata, la prima che è nata, pensiamo a Omero, e sarà l'ultima a morire dell'espressività dell'essere umano. L'uomo è ciò che parla, non l'uomo è ciò che mangia. Feuerbach aveva ragione a metà. Poi c'è anche la parola che connota, non la materia. Dagli anni 90 tengo corsi di scrittura creativa nel nostro paese, in alcune università e accademie. E come un appuntamento mai fisso nella mia città, a Ferrara, con un numero di corsisti di ogni età, affollato da un centinaio di persone. E ogni volta, a fronte delle catastrofiche previsioni di sostituzione del libro con l'ebook e con i sussidi informatici, si rafforza in me la convinzione della insostituibilità del libro nel futuro che ci attende. Perché ne sono così convinto ad affermare che potranno convivere cultura, internet e libro, ma che il libro resterà la radice del nostro futuro? Il rapporto di fruizione del lettore di libri è affidato a piaceri che non tramonteranno mai.
ma che anzi sono destinati a rafforzarsi nella resistenza alla dipendenza tecnologica dalla macchina e ai suoi rischi di disumanizzante sostituzione della memoria. Il tratto più caratteristico dell'intelligenza umana, almeno della civiltà occidentale, è nata con la scoperta dell'alfabeto. Chissà se nessuno ha notato come da quando esiste il cervello artificiale del computer è aumentato esponenzialmente il morbo di Alzheimer? Non è un'osservazione mia, è un'osservazione che ho rubato a Carriere Eco in quello splendido saggio Non sperate di liberarvi dei libri, uscito da Bonpiani qualche anno fa, di cui ho fatto una specie di Bibbia nei corsi che tengo. Cercherò fra questi piaceri di elencarne alcuni fra i più riconoscibili, almeno alla mia esperienza di scrittore di 20 romanzi. Il 20° esce il 5 di aprile da Bonpiani ed è stranamente un'ossessione che ho rivisitato in poesia. Si intitola Lazzaro. È la storia di uno che non voleva risorgere e che è renitente alla risurrezione. Anche questo, ma il tema forte di Lazzaro è questo. Cercherò, dicevo, di 20 romanzi e 8 raccolte diverse. Il libro è un oggetto che ha un peso, una forma, un colore, spesso un odore, che convive accanto a noi come una penna, un abito, un paio di scarpe, un'automobile, un orologio, un anello. È un bene che si insinua nella nostra vita come un feticcio caro, a cui ci si affeziona per il valore aggiunto di compagnia e durata nella durata della nostra vita. Il libro occupa uno spazio fisico, definito, colorato, volumetrico, che entra nel reticolo delle nostre abitudini e le garantisce, nello scorrere dei giorni protetti dal suo valore laico, memoriale, emozionale, autobiografico. Chi ce lo regalò? Quando? Perché in quel momento della nostra vita lo acquistammo? Proprio in quel momento? Perché ce lo regalammo? Perché ce l'hanno regalato? Perché ce lo siamo regalati, anzi? Fu il tantan degli amici a suggerircelo. Quei quali amici? Perché i libri vanno a due e due come le ciliegie, chiamano un amico, un complice di quella passione. Io faccio sempre così quando mi innamoro di un libro, devo subito telefonare a una persona, devi assolutamente, lascia perdere tutto quello. Questo devi leggere oggi, no? Vi sono libri che nella biblioteca mentale della nostra formazione occupano un posto che non si cancella più, neanche visivamente. Io so a memoria, negli 8.000 libri che sono nel mio appartamento, più o meno dove sono, più o meno, più che meno. Anche se alle volte mi è capitato di comprare due volte lo stesso libro perché non trovavo più dove avevo messo quello. Fra poco farò così per mio nipote che deve leggere Mastro Don Gesualdo e non mi ricordo più dove l'ho messo. E così le comprerò un terzo, un quarto, non so. Vi sono libri che nella biblioteca mentale della nostra formazione occupano un posto dove non si cancella più, dicevo. Sappiamo dove sono in casa nostra, che posto occupano là in alto, nella scansia più in alto a destra, dove fa compagnia da anni a un Plutarco, a un De Bello Gallico, a Cecità di Saramago o a Viaggio al termine della notte di Fernand Céline. Accade però talvolta che si cerchi un libro tornato alla memoria dopo anni per qualche necessità di consultazione, come dover aiutare, dicevo, un nipote nella ricerca su Fontamara di Siloni. Lo cerchi e non lo trovi. Corri il rischio di andare di nuovo a ricomprarlo, così ne avrai due cose in casa, come dicevo. E così la affannosa ricerca diventa una ricognizione di tutti i tuoi libri, una rivista generale, un richiamo all'ordine, un appello che rinfresca dati, emozioni, conoscenze, il vissuto di un'esistenza. In genere, tuttavia, sappiamo dove si trovano in casa i libri più cari, perché sappiamo che importanza hanno occupato nella formazione della nostra personalità. Noi siamo fatti anche della carta che abbiamo letto, non solo di carne. Sappiamo quanto dobbiamo al pessimismo di Schopenhauer. Il mondo come volontà e rappresentazione è lassù nel quarto scaffale a ricordarcelo. Fu al primo innamoramento infelice, persi 16 anni, che mi incantai a leggere le pagine del filosofo tedesco sulla liberazione dal dolore e l'annullamento dalla voluntas e la noluntas che il grande filosofo teorizzava del pensiero indù, affascinato dalla stessa rinuncia ascetica che 100 anni dopo doveva catturare Hermanès. Ma c'è un altro aspetto fondamentale che lega al nostro futuro il libro. I libri sono soggetti a consumazione infinita. Soggetti a consumazione
infinito, a meno che non siano Wilbur Smith, come il bisogno di sapere e di rinnovare le nostre conoscenze, come la nostra ansia di avventura intellettuale. Ecco perché ogni giorno sentire il bisogno di comprarne uno, se potessimo. Un frigorifero, una televisione, magari due, come due automobili, ma non di più. Una lavatrice, una lavapiatti, una radio per ogni casa. Ma quanti libri per ogni casa bastano? Possiamo dare noi un numero definito alla conoscenza come alle esigenze dei piatti puliti, degli abiti lavati, dei cibi ben conservati? È nella natura stessa del libro la sua adattabilità alla vita infinita, alla curiosità luciferina della nostra natura umana. Fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza. Si dirà che una biblioteca intera sta in un personal computer, che un libro di 500 pagine sta in un file, senza ingombrare spazi, impolverare mobili, rischiare la distruzione del fuoco. Ma a parte il rischio terribile di perdere con un semplice guasto della macchina o pigiando un tasto sbagliato milioni di pagine e ore, giornate, mesi, anni di fatiche di ricerca, sta proprio nella sua occupazione di uno spazio fisico, nel suo ingombro fra le cose, la forza insostituibile del libro. E le tecniche nuove informatiche sono così veloci che subito diventano superate quelle che conoscevamo, spesso rendendoci inutili gli strumenti informatici che avevamo imparato a usare. Con il libro in casa, che viaggia insieme a noi, nella durata della nostra esistenza, posso dire che interviene un legame di piacere amoroso, perché nella sua invasione del nostro spazio il libro si assicura come una moglie, un amante, una compagna, il diritto al nostro amplesso, al rinnovarsi del nostro amore nel tempo. Ogni tanto infatti ci ricordiamo di lui, sappiamo dove si trova, fedele al nostro bisogno di riparare un'amnesia, ritornare a un'emozione che ci aveva arricchito leggendo la pagina di Marcel Proust nel primo bacio di Charles Van a Odette Cressy, dove fare l'amore nel gergo amoroso si diceva fare Cattleya, dalle orchidee che coprivano il seno della grande scolatura del bellissimo abito di quella sera dai Verdurin di Madame di Odette Cressy. E qui scatta uno dei piaceri più insostituibili che ci dona la carta. La carta del libro porta i nostri segni del tempo, le rughe della nostra anima e del nostro volto. Eccolo, eccole, su questa copia l'avevo in mano, di Memoria di Adriano della Yourcenar, le note che prendevamo 20, 30, 40 anni fa, mentre un altro nostro io leggeva allora. La prima volta avevo 32 anni, mi colpiva dell'attacco la frase: è difficile rimanere imperatori davanti al proprio medico. Rimasi abbagliato. Capii che quella era letteratura. 20 anni dopo, a 52, rileggendolo, mi colpiva invece, poche righe dopo, una frase che a 32 anni non poteva per nulla colpirmi, neanche sfiorare. Giunto a un'età che la vita sembra una sconfitta accettata, caspita, ora ero nelle condizioni di capirlo. Rileggere quali pagine avevamo chiosato allora nel 1971, su quali ci siamo soffermati nel 1991, quali abbiamo sottolineato a matita perché si rendessero incancellabili come noi, ci restituisce la memoria non effimera del nostro mutamento, di come siamo cambiati noi. La mappa della nostra crescita, la radiografia della grande e unica avventura della vita che è fatta di tempo, di giorni, di pagine, come quella del libro. Pascoli che sfoglia il libro, vi ricordate quella poesia splendida, così simbolistica, è il libro della vita. Quel segno di vecchia matita lì di 20 anni fa, è il nostro io perduto di 20, 30 anni fa, ritrovato, restituito a noi stessi.
quella parola a commento di quella frase, scritta con quella grafia che oggi non usiamo più, ci dice che percorso abbiamo fatto per diventare oggi quelli che siamo. Tutto finisce in un libro, scriveva Stéphane Mallarmé. Noi tutti qui diverremmo le lettere di un nome e cognome, scritto da qualche parte su qualche documento. Se ci andrà bene, un suono di un nome caro sulle labbra di qualcuno, diveremo parola, insomma. E il secolo stesso in cui si dibatte il nostro esserci diverrà due righe di un libro di storia. Sarà forse per questa ragione che non credo si possa fare a una persona cara, o che ci è stata cara, o che non esiste più, dono più grande di trasformare la persona in personaggio, dandole una seconda vita nell'opera scritta. Anche se su questo potrei raccontarvi episodi paradossali e contraddittori, perché nell'esperienza della mia vita avere elevato a personaggio persone care non sempre ha sortito un effetto di gratitudine da parte dei rappresentati, perché è infinita la proiezione di fuga delle persone rispetto al personaggio, non si riconoscono mai del tutto in quel personaggio. Ci deve ancora nascere il Dante l'Omero che riuscirà a contentare la poliedricità infinita e l'ansia infinita di ricerca di rappresentazione che ognuno di noi ha. Ma questo è il segreto, questo Pirandello l'aveva capito, è il segreto della differenza tra persona e personaggio. Pirandello ha dato la chiave di questo misterioso potere della letteratura in sé personaggi in cerca d'autore. L'ho fatto tre volte nella mia vita, questo peccato di tradurre da persona alla persona amata in personaggio, in tre romanzi. Qualcuno mi insegue, mi spiacerà morire per non vederti più, e La trasparenza del buio. Ricordando l'esempio di alcuni scrittori ben più grandi di me, che avevano salvato la carne che muore nella carta, penso a un solo esempio: La Laura cantata da Petrarca. Taccio la galleria di persone salvate da Proust nella sua Recherche, e accenno appena al sottile gioco di proibite immedesimazioni a cui allude il Madame Bovary c'est moi di Gustave Flaubert. Il libro è quindi anche un rimprovero e una tentazione diabolica per molti di noi, e la più sottile, quale? L'avete già capita, quella di scriverne uno finalmente, di arrivare un giorno a dover scegliere insieme all'editore la copertina, le carte, i caratteri, il numero delle pagine, la fotografia, l'epigrafe, la dedica. A chi la dedicheremo delle persone che abbiamo amato? A scrivere la bibliografia, a litigare con l'editore per il prezzo. Quale book mai offrirà questi piaceri di autoriconoscimento quasi artistico, quasi artigianale? Il libro ha un'anima. L'ebook è un prodotto meccanico, senza gusto e personalità. Io posso andare a letto con un libro, non vado a letto con un strumento di ferro, un ebook, un raccoglitore. Piantare un albero, mettere al mondo un figlio, scrivere un libro. Un detto cinese antico sostiene che queste sono le tre azioni che danno un senso alla vita di un uomo. Almeno una di queste. Non v'è dubbio che accennino tutte e tre a una fame di immortalità, a un bisogno di piantare radici, di scrivere il segmento limitato della propria durata nella linea retta infinita della storia dell'umanità. Scrivere finalmente un libro anche noi. Sarà forse il desiderio inconscio che muove il lettore a leggerne? Può essere che sia vero per molti, se non lo è per tutti. Restano da accennare alcune altre considerazioni corollarie sull'effimero dell'informazione dedotta da internet e quella che non si consuma dedotta dal libro. La ricerca su internet, costante, metodica, sostituita alla letteratura, alla lettura cartacea, erode la memoria. Perché ricordare? Tanto! C'è su internet, tanto si può scaricare, questo verbo fecale orrendo come uno sciacquone, scaricare da internet. La ricerca su internet diventa la resa del cervello. Come banca dati autonoma è un cavallo di Troia, e la sua dipendenza da una macchina stupida, assolutizzata e divina.
La ricerca su internet come la chat, come la corrispondenza diretta, mentre unifica il mondo e abbatte muri, ne crea di più alti ancora, perché abitua all'onanistica autosufficienza, a stare seduti ore e giornate soli a investigare ombre e luoghi virtuali, a sostituire la realtà della carne e ossa con la sua copia cibernetica. Anche il libro evocava mondi fantastici, è vero, ma eravamo attivi protagonisti di quel film interiore che la pagina suscitava nella nostra mente. Eravamo attori, registi, sceneggiatori, truccatori, fotografi, costumisti di quel film che era la nostra lettura seduti in poltrona. La passività della fruizione legata all'immagine del piccolo come del grande schermo è l'esatto contrario del processo attivo della fruizione legata alla parola. Per certi aspetti si tratta, fra sapere informatici e sapere cartaceo, della stessa differenza che corre fra sentire un concerto con l'ausilio di un MP3 che consente di scaricare musica in file da internet, da ascoltare in digitale e ascoltare un concerto dal vero in una piazza, in un teatro, in un auditorium. È tutta un'altra cosa. E concludendo, per via informatica, cosa mai perderemo di tutte le emozioni, sfumature e impressioni rispetto alla diretta dei nostri sensi? Temo, perderemo la vita. Grazie. Che è ancora un elogio della poesia e della cultura, io vedo che il nostro assessore deve andare via, come ci aveva già accennato, non possiamo trattenerla, ma la ringraziamo veramente per questo dono che ci ha fatto della sua presenza e se è possibile le diamo appuntamento alla prossima edizione. Grazie ancora assessore. Invito Pazzi a prendere posto e tradizione del premio Murazzi. Iniziare con la poesia, riguarda poesia, narrativa e saggistica. Quest'anno la sezione della poesia è dedicata alla figura del poeta scomparso, Nino Pinto, leccese di origine e toscano di adozione, per l'esattezza pratese. Nino Pinto è stato docente di italiano nei licei classici, redattore del Trésor de la langue française, in vita ha pubblicato 18 libri di poesia e un dramma teatrale. Postumi sono usciti 2 libri dovuti alla paziente opera di curatura dei manoscritti effettuata dalla professoressa Laura Berti. Laura Berti ha voluto consolidare la memoria del poeta prematuramente scomparso intestando a lui la sezione di poesia per questa edizione del premio ed offrendo in memoria del poeta i premi in danaro ai vincitori. Il primo premio per l'edito di poesia che gli verrà consegnato da Liana De Luca. Ecco, magari non facciamo scendere Liana De Luca, si avvicina solo qua. Voltati verso vieni qua, Carlo. Siediti pure. Allora, Carlo, io devo soltanto leggerti la motivazione premiale. Poesie sofferte, delicatissime, che trattano l'amore e ne mettono a nudo l'assenza di diritto e di giustizia. L'investimento di cura, attenzione e sogno sviluppato dal corteggiatore a fronte del quale è corrisposto proprio nulla, nulla, nulla. Sono parole del poeta. Secondo l'alto teorema del poeta provenziale Geoffrey Rudiel, che cantò il suo Amour de l'homme per la contessa di Tripoli Melisenda, di cui si innamorò perdutamente solo avendo ammirato il volto in un quadro e raccolto notizie indirette sulle virtù e sulle doti della donna.
L'originalità della proposta del poeta Molinaro, espertissimo autore torinese di poesie della realtà e del quotidiano, era chiusa nell'aver saputo far rivivere con sapienza e con palmare efficacia nella cruda realtà contemporanea di oggi, tendenzialmente sgarbata e maschilista nei rapporti d'amore tra uomo e donna, ha fatto rivivere il più alto esempio di amore sofferto e disinteressato di un uomo dedicato alla donna, con l'unico scopo di rendere omaggio alla gentilezza e alla bellezza femminile. Allora, caro Carlo, lo porto alla tua altezza, 2 metri sopra, vuoi dire qualcosa? Ecco. Ti ritrovi in questa motivazione della giuria? Sì, fondamentalmente sì, sono felicissimo ovviamente di questo premio, ma questo probabilmente è scontato. A te è andata meglio che a Geoffrey Rodel, perché prima di tutto, no, ma poi anche perché lui è morto, quando l'ha vista è morto, invece tu te la sei cavata bene, hai tutta una vita davanti per scrivere una quantità di nuovi libri. Grazie Carlo, arrivederci, grazie ancora. Non dimenticare la borsa col premio. Poetessa fiorentina di lungo corso, per 16 anni ha condotto Pianeta Poesia insieme allo scrittore, poeta e saggista Franco Maniscalchi e ha sperimentato una forma di poesia performativa e multimediale. Ha realizzato il teatro da camera. La sua vastissima produzione e i carteggi sono interamente raccolti presso il Fondo Liliana Ugolini dell'Archivio di Stato di Firenze e presso l'Archivio per la scrittura delle donne dal 1860 a oggi, Alessandra Contini Bonacossi. Il libro che viene premiato si intitola Appunti sul taccuino del tempo, i dolmen, e viene a prendere il premio direttamente da Firenze. Le facciamo un grande applauso, Liliana Ugolini. Volevo ringraziarvi per avermi dato questo riconoscimento e appunto volevo dire che questo libro racconta dal 60 dopo Cristo fino ai tempi nostri, i vari accadimenti successi nel mondo, e quindi è una denuncia in un certo senso della impotenza umana di fronte a, perché non è solamente nella parte negativa ma anche nelle cose positive che ci sono state. Comunque ho avuto piacere che sia stato e premiato. Grazie a te Liliana, grazie ancora. Che identifica le temperie dei secoli e il dipanarsi della storia come i dolmen megalitici, mitologiche tombe di archiviazione della storia e dei resti degli uomini che vissero quelle vicende. Il testo risulta sapientemente arieggiato dal ricorso a registri stilistici differenziati, compresi tra l'introspezione poetica, la descrizione narrativa, il recitativo drammatico, in una pienezza di contenuti e di forme della letteratura che concorrono sinergicamente ad accreditare il valore della parola scritta nella poesia come suprema invenzione della civiltà umana. Esattamente quanto ha detto prima nella sua presentazione Roberto Pazzi.
nella funzione di attribuzione di significati alla realtà e di conservazione di resistenza all'opera disgregatrice e di erosione del tempo. Andiamo avanti. Il libro che leggiamo adesso, che premiamo adesso, è, si intitola Musica Questuante ed è di Giovanni Granatelli, catanese di nascita, ma attualmente residente a Milano, con oltre 15 anni di percorsi editoriali alle spalle e di pubblicazioni di poesia, per un totale di 4 libri diversi, viene a trovarci da Milano e lo salutiamo con un applauso. Giovanni Granatelli consegna il premio Armando Santinato, professor Armando Santinato. Leggiamo brevemente, congratulazioni. Allora, leggiamo brevemente: poesia nitida ed elegantemente disadorna della condizione di disagio dell'esistenza, documentato con asciuttezza scarna nella constatazione amichevole dei danni causati dall'uso e dall'abuso della vita, documentata in una luce arresa di accettazione che è già prova di conciliazione e di maturità di cultura, una cultura splendente, di fine erudizione, mai sbandierata ma costantemente allusa come una sottile ironia. Si ritrova in queste... Vi ringrazio molto, molto precisa, insomma la poesia è sempre questuante, come dice il titolo, quindi cerca accoglienza, cerca riconoscimento e devo dire in questo caso il messaggio in bottiglia è arrivato sulla riva. Grazie ancora. Abbiamo ultimato adesso il premio per la poesia, passiamo direttamente ai premi per la narrativa. Qui abbiamo un'asta che va su, va giù, ecco, forse riusciamo a bloccare. Già docente di italiano e di latino nei licei classici, studiosa e scrittrice di poesia, di prosa e saggi di critica e di storia, con un percorso di pubblicazione che oltrepassa i 30 anni, fondatrice dell'associazione culturale Emily Dickinson e presidentessa di giuria dell'omonimo premio, ci viene a trovare da Napoli per ricevere il primo premio assoluto di narrativa, la scrittrice Carmela Politi Cenere con il libro L'ombra di Masaniello vaga per Piazza del Mercato. Un applauso. Mostrare anche la cosa. Perfetto, bravissimo. Qui c'è anche il libro della scrittrice Prometti, che è aggiunto in dono all'assegno, alla docente. Ecco. Se vuoi dire qualche cosa. Bene. Magari parliamo qui nel microfono, così ci sentono un po' tutti. Sì, va bene. Che cosa devo dire? Che le ho detto che si vedono. No, questo mai. Ho detto soltanto che è una signora bellissima, ha degli occhi meravigliosi ed uno sguardo che legge l'anima. Grazie.
Sì. Un'ottima presentazione. E poi ha un sorriso delizioso. Grazie. Ma lontano, che allora, sono le rughe. Allora, che cosa devo dire? Ringrazio ancora una volta Sandro Grosspietro, mi rendo perfettamente conto della fatica che fa nel condurre questo premio. Ci vorrebbero tante persone come lui per fare apprezzare la poesia. Facciamogli un applauso! Quindi complimenti a Sandro Grosspietro. Mi auguro che questo Masaniello sia veramente piaciuto, perché l'ombra di Masaniello vaga ancora per Piazza del Mercato, perché desidera essere riscattato, e questo lo dovrebbe capire il mondo, lo dovrebbero capire soprattutto i napoletani, che forse non hanno compreso fino in fondo qual era il messaggio di Masaniello. Masaniello voleva che il mondo fosse più equo e non è stato quello che viene rappresentato in alcuni scritti. Masaniello si è impegnato per la povera gente, perché ogni uomo è necessario che viva in maniera degna e che abbia un lavoro per poter campare la famiglia e per dare qualche gratificazione anche a se stesso. È questo che mi spinge a scrivere, ecco, il desiderio che il mondo migliori. Però non lo so quanta forza abbia la mia scrittura e quella degli altri, perché oggi si legge assai poco. Gli stessi professori, quando conducono i giovani in giro, non sempre parlano come dovrebbero, non sempre fanno leggere i testi e non sempre fanno appassionare alla scrittura. La scrittura è vita e attraverso la scrittura si impara. La scrittura non è solo una consolazione, la scrittura è tantissime cose, ma io non voglio annoiarvi. Ringrazio Torino ancora una volta e ringrazio Maria Bellonci, che con i suoi libri ha rallegrato la mia vita e che di tanto in tanto, insomma, vado a riscoprire. Grazie ancora, grazie a te, Torino, grazie. 25 anni di percorso di pubblicazione alle spalle, scrittore molto apprezzato dalla critica e già vincitore di numerosi premi, sia nel campo della poesia sia nel campo della prosa, inserito in alcuni importanti repertori e testimonianze di poesia contemporanea promossi da Giorgio Barba e Sprotti, sottoscritto Sandro Grosspietro, Mario Marchisio, proveniente dalla gioiosa ed elegantissima Salerno, tutto dalla campagna in questo momento, ci viene a trovare per essere premiato con il suo romanzo Sulle orme del Pellicano, lo scrittore Gerardo Pagano. Devi voltarti perché ti fa una foto. Che meraviglia. Una foto. Grazie. Diamo anche lettura della motivazione. La narrazione fluviale e carsica di Gerardo Pagano potrebbe trovare un ascendente di primario valore in Italo Calvino, di Se una notte d'inverno un viaggiatore, perché un intreccio innesta il suo ordito con un altro, un libro entra in sinergia con un quadro, il plot di un gabbiano si accosta a quello di una foglia, fino a convincerci che il vero protagonista della vicenda narrata è esattamente l'arte di raccontare la vita, fatta di realtà e ancora di più di sogni, capace di dilatarsi oltre il cosmo.
e di racchiudersi interamente in un disegno, in modo che il simbolo della vita diviene la libertà del volo radente al suolo o librato nel cielo, impacciato franco del giocoso uccello nel suo fastoso regno, il lago di Kerkini, ove osano i pellicani. Ti ritrovi in questa motivazione della giuria? Devo dire... Intanto sono felice di stare qui con voi e di incontrare Sandro. Ci siamo visti praticamente mai, però devo dire che nel 1990 la forte emozione nell'avermi per certi aspetti edito è stato meraviglioso, con una raccolta di poesie che mi ha, come dire, iniziato a un percorso meraviglioso. Per ritornare al libro, devo dire che questa è la parte più bella forse del libro, cioè questa è una cosa meravigliosa. Tengo semplicemente a dire, senza sottrarre tempo, perché non voglio fare citazioni, non voglio assolutamente dilungarmi, sono molto concreto. La scrittura è un'arma meravigliosa, veramente ci trasforma l'anima. E è inimmaginabile sentire quella esigenza di scrivere, alzarsi alle 3 di notte perché hai un pensiero, perché devi appuntare con quella famosa matitina che poi si trasmette in una pagina, poi 2 pagine, e lì nascono poi i personaggi. Noi non inventiamo niente, è già stato detto tutto. Io posso semplicemente fare una sintesi delle mie letture. Però ecco, tengo in modo particolare a dire una cosa: i libri non sono belli, perché in genere si dice, ma ti è piaciuto quel libro? Ah, molto bello. No, i libri sono interessanti. Se suscitano l'interesse, allora a quel punto evidentemente sei riuscito a catturare l'animo di chi ti ha letto. Grazie. Grazie. Grazie ancora. Grazie. Scrittrice completa di poesia e di narrativa, con un piglio di studiosa della letteratura, dell'arte e della filosofia, a cui affianca anche un impegno umanitario e civile, è poetessa pluripremiata, anche se è molto giovane, ed è un'attenta lettrice e critica letteraria militante in Affaires Littéraires. Ci viene a trovare da Roma per raccogliere il premio di narrativa al suo primo romanzo, Le ali della notte, Appunti di una settimana, la scrittrice Sonia Giovannetti. Intanto io do lettura della motivazione. Un improprio diario settimanale che sostituisce l'elencazione degli accadimenti con racconti brevi, con sogni, memorie, confessioni, divagazioni, introdotte ogni giorno da una citazione poetica, tratta da un autore noto al grande pubblico. Un esempio frizzante e gioioso di intendere il tempo ebdomadario che sempre si rinnova per 52 volte ogni anno della vita. Allora, ti ritrovi in questa motivazione? Nella motivazione mi trovo ampiamente, non mi ritrovo con la gioventù che mi avete detto nella presentazione. E vi ringrazio, sono onorata di questo premio e di tanta attenzione, di tanta attenzione. Mi ritrovo ampiamente, infatti sono veramente commossa e felice, perché le mie ali veramente hanno volato con il tempo e attraverso il tempo su un mondo di emozioni, un mondo che ha il piacere, l'amore e la soddisfazione della ricerca della parola. Il tempo è davvero non un susseguirsi di eventi, non una linea
non un tempo lineare, ma il mio tempo, almeno il mio obiettivo era quello, era di diventare un contenitore e una ricerca, una sorta di strumento intimo per passare appunto dalla memoria a un futuro. E sono davvero felice di aver avuto da voi l'indicazione di questa mia intenzione, un tempo che mi è diventato amico, un tempo ritrovato, direbbe Proust. Quindi con questo tempo io ringrazio la giuria dell'attenzione, della parola che mi ha rivolto e ringrazio tutti voi. Grazie. Già insegnante, autrice di prosa con una sviluppata passione per la scrittura, coltivata fin dagli anni dell'adolescenza, attualmente cura il periodico dell'Associazione Magistrale Niccolò Tommaseo, è nata e vive a Torino la scrittrice Valeria Merano, che viene premiata per il romanzo Nuda Proprietà. Ecco Valeria Merano. La storia di un amore in terza età. Tra un uomo e una donna diviene confidenza confessionale, consorteria esistenziale, ma anche tensione emotiva e calore passionale, a significare che la vita può essere ricca di doni e di resurrezioni tolstoiane, a dispetto degli anni che incalzano, se si riesce a mantenere interesse per la storia indefinita e imprevedibile del vivere quotidiano. Ci siamo come motivazione? Cosa ne pensa, professore? Grazie, non mi promuova sul campo, non sono una dottoressa, non sono una professoressa, sono un'autodidatta. Comunque, sì, mi sono ritrovata molto, è stato un grande piacere vedere questo libro apprezzato. Ha superato le mie aspettative, perché sinceramente non me lo aspettavo. E chi lo ha letto con profonda attenzione, tastando il polso proprio, sentendo l'anima della storia. Grazie, grazie a tutti. Questo è un complimento rivolto alla giuria che le ha scritto la motivazione. Allora si congratuli con la giuria. Ma non poteva mancare, e così concludiamo la sezione della narrativa, non poteva mancare nella sezione dedicata alla prosa un esempio di libro giallo, che il libro giallo da sempre incontra i favori degli amanti della cosiddetta letteratura di intrattenimento. Chissà poi perché, se c'è una distinzione particolare della letteratura che intrattiene e quella che invece non potrebbe intrattenere. Comunque, si chiama così. L'autrice è una giornalista e critica letteraria che dirige il periodico culturale Il Salotto degli Autori, e il libro si chiama Sguardo Inquieto, e la scrittrice è la torinese Donatella Garitta Saracino. Congratulazioni vivissime. Congratulazioni. Venga qui che le facciamo la foto, la immortaliamo. L'intreccio della vicenda è avvolto nella suspense e nei meccanismi di flashback, come nella tradizione della miglior letteratura giallistica, ove il fatto imprevisto compete con l'accadimento scontato nel baluginio e nel disvelamento di una verità segreta. Scrittura molto fluente, affascinante, incisiva, organizzata con una successione di grande impatto scenico. Grazie. Ci siamo? Ci siamo. Qualche cosa di questo? Allora, visto, diciamo, il taglio, sì, il taglio del premio per me vale doppio, perché è difficile vincere un premio di questa portata con un giallo, proprio perché è considerata letteratura di intrattenimento e niente di più, diciamo. Anche niente di meno, perché per intrattenere non è poco.
Ecco, devo dire che fin dalla prima pagina si ammazzano persone, ci sono omicidi e cose, però ci sono anche tanti altri risvolti che nel giallo si ha proprio la possibilità di sviluppare bene e che rappresentano la nostra società, rispecchiano bene la nostra società. E quindi grazie, grazie. Grazie a lei ancora. E iniziamo la sezione l'ultima sezione della saggistica, che è dedicata alla memoria dello scrittore Veniero Scarselli. Scarselli è stato in vita uno scrittore fra i più attivi e significativi del nostro tempo, che ha saputo distinguersi da tutti gli altri perché ha preso una strada decisamente controcorrente. Egli fu più di tutto un poeta, ma anche uno studioso di letteratura, autore di saggi, pensatore, filosofo e teologo. In poesia combatté una battaglia quasi impossibile, perché si dichiarò fin dai primi passi a favore di una poesia dallo sviluppo poematico, costruita per raccontare i grandi poemi, come si faceva in passato e come in epoca moderna venne fatto solo dal notissimo Derek Walcott, Nobel nel 1992. Descrisse il fenomeno della creazione in chiave teologica e immaginaria, come a cavallo tra il 600 e l'800 solo William Blake pensò di fare. Veniero Scarselli fu un autore solitario, quasi un eremita, ma dal suo buon ritiro di Prato Vecchio, in provincia di Arezzo, era in contatto con le menti più sensibili della poesia italiana, che tuttavia in modo affettuoso ma anche lapidario amava sovente mandare a quel paese, perché erano tutti sostenitori di quelle che lui definiva le poesiole strappalacrime dell'intimismo, dell'autobiografia spicciola, oppure veriste neorealiste giocate sul versante dell'impegno politico, che lui considerava poco più di una palestra di balbuzia letteraria. Lui era per l'alta poesia, che fosse perlomeno poesia epica, ma preferibilmente teologica, universale, di scatenata fantasia e immaginazione. Fu un uomo che, oltre alla poesia, amò moltissimo la vita, amò il mare, i figli, e in modo prediletto sopra ogni altra cosa o persona amò, per carne e per spirito, senza riserve, sua moglie Gemma, che lui descrisse nella poesia come un'eroina dei tempi moderni, e la battezzò Super Gemma, per indicare un fiore che sboccia di vita in modo ineguagliabile. Ora io cedo la parola alla signora Gemma Menigatti Scarselli, che i poeti più attenti della poesia italiana contemporanea conoscono semplicemente come la signora Super Gemma. Buonasera, il fiore è un po' appassito ora, però continua a cercare di mantenere l'interesse su Veniero. Non vorrei prolungare troppo l'emozione, per cui no, vorrei dire che lei ha accentuato un po' troppo i caratteri negativi di Scarselli, come se fosse troppo dispregiativo nei confronti degli altri poeti. Diciamo che era di un genere diverso di poesia la sua. Ah, certo. Forse da giovane, ora che ho più tempo, sto sfogliando i suoi scritti giovanili, anche lui era un piagnone, era un lamentoso. Si sa che da giovani sia così, insomma. E vorrei dire altre due parole, saluto e ringrazio tutti. E Rospietro, che ha accolto la mia proposta di intitolare la sezione
a Veniero Scarselli allo scopo di tenere vivo l'interesse sulla sua poesia, che per me è diventata una missione, come per lui lo era la poesia. Infatti, chi più di una moglie, anche protagonista in alcune sue opere, forse immeritatamente, chissà, che ha assistito giorno dopo giorno alla sua creazione poetica e ne ha gustato la bellezza sul nascere e ammirato l'originalità poetica, potrebbe assolvere questa missione. E faccio affidamento, perciò, sulle giovani leve della critica letteraria, sperando che la poesia di Scarselli diventi oggetto dei loro interessi letterari, rendendo in tal modo giustizia ad un poeta che non amava mettersi in mostra. Ha avuto molti amici, e qui vorrei ricordare gli estimatori, Roberto Pazzi, qui presente, e Rossano Nano, che mi dispiace non sia potuto intervenire. E c'è stata anche Maria Grazia Lenisa, che con una frase un po' pesante dice: anche la bava di Veniero Scarselli è poesia. E Rossano Nano, due o tre mesi fa, alla premiazione del premio Thesaurus di Matera, paragonando la poesia di Scarselli, la paragonò alla sua creazione Scaramazzo, che ha pubblicato lei stessa, ha vinto il premio Thesaurus. Dice che le perle Scaramazze, dice, sono tutte magari anche un po' bruttine, ma la loro bellezza sta nella loro singolarità, perché sono uniche. Così era Veniero anche per Rossano Nano, che mi dispiace che non sia qui. Certo. Grazie. No, volevo solo aggiungere una testimonianza. Mi scriveva, e io riuscivo, ero rapito dalla capacità di unire scienza e poesia. Sì, infatti negli ultimi, cioè, che è una sintesi della sintesi, è molto rara. Mi fa enorme piacere ora abbracciarla. Bene, allora rientriamo in argomento con l'assegnazione del primo premio per la saggistica. Con un'intera vita dedicata allo studio della letteratura, docente universitario di profondo impegno documentativo e di radicale innovazione critica, con alle spalle una mole autorevole di opere edite, orientate principalmente a seguire la formazione del pensiero letterario della modernità, fra i massimi studiosi dell'applicazione psicanalitica alla critica letteraria, Napoletano Doc, dove è nato e dove attualmente vive, giunge a Torino per ricevere il primo premio assoluto per la saggistica, il professor Carlo Di Lieto con l'opera Leopardi e il mal di Napoli. Che bel titolo! Carissimo, congratulazioni bellissime, questo è il primo premio, devo leggerti la motivazione. Facciamo un sorriso al fotografo, eccoci. La proposta di conferimento del premio a Carlo Di Lieto è motivata dal riconoscimento dell'eccellenza del saggio di un affermato maestro nell'uso degli strumenti offerti dalla psicanalisi nell'esercizio critico e dalla qualità della sua scrittura, varia e mobile nella ricchezza dei suoi registri, per la felice alternanza del passo narrativo e della riflessione critica. La ricostruzione del Leopardi napoletano è condotta con rigore sulla base di una documentazione a tutt'oggi inesplorata, con ampiezza di aggiornati riferimenti biobibliografici e acutezza di giudizi. Bene, cedo la parola per un commento al premiato, al festeggiato. Grazie, innanzitutto grazie a
alla giuria, a voi tutti e soprattutto a Sandro Grosspietro che da tanti anni mi segue ed è come un amico fraterno. E che cosa dire di questo libro? 10 anni di lavoro, documentato, insomma, attraverso un epistolario così un po' visionario da parte mia, perché l'epistolario vero fu distrutto da Ranieri. Ed in questo, è vero, questo libro riesce bene a dare luce, piena luce, all'animo truffaldino di Antonio Ranieri. Per il resto è una ricostruzione puntuale dei 4 anni della vita dell'ultimo Leopardi. I primi 2 anni furono anni felici, amò la spettacolarità della gente napoletana, ma quando cominciò a conoscere fino in fondo i napoletani, ecco, povero Leopardi si ritirò nel suo cantuccio di via Santa Teresa, inorridito e più solitario e ammalato di prima. Volle ritornare. Certo, certo. Cercò di ritornare. A questo punto cerca di tornare. Al Borgo Soldato. Certo. E poi, in ultimo, a me piace molto scrivere, non parlare in pubblico, da ultimo dico che c'è anche un po' di giallo. L'ultimo capitolo è dedicato alla tomba e, guarda caso, in quella tomba non ci sono le ossa di Leopardi. Tutto per caso, forse, ma Antonio Ranieri ha fatto il resto. Grazie e tante belle cose a tutti. Nativo di Budrio, in provincia di Bologna, ha insegnato prima nei licei, poi nelle università di Trento e di Bologna, studioso di valore nazionale e internazionale, di filosofia e di teologia, è anche un eccellente e premiato poeta, capace di coniugare insieme in un unico linguaggio della poesia il dialetto budriese del paese natio con l'eccellenza poetica dell'italiano inventato da Dante. Viene da Trento a ricevere il premio di saggistica dedicato alla memoria di Veniero Scarselli per il volume di saggi Libero arbitrio, teorie e prassi della libertà. Lo scrittore e studioso Claudio Tognoni. E salutiamo con un applauso Claudio Tognoni, che viene a trovare da Trento. Grazie professore, carissimo. Grazie a Enrico. Ci rivolgiamo verso il fotografo. Il ponderoso volume curato da Tognoni, che ha scritto anche un'ampia introduzione, raccoglie i saggi di autori afferenti a più università italiane e straniere sul problema del libero arbitrio, affrontato esaustivamente nella molteplicità dei suoi aspetti, sul piano etico e teoretico, nella diversità delle sue formulazioni succedutesi nel tempo dall'antichità classica e cristiana a oggi, nelle sue implicanze nell'ambito delle scienze sociali, delle neuroscienze e della robotica. Volume notevole per ampiezza del panorama, alta qualità dei contributi critici, la suggestiva ricchezza di prospettive, la selezionata informazione, l'attendibilità delle ricostruzioni dei sistemi di pensiero. Si ritrova in questo, professore? Sì, mi ritrovo pienamente. L'ha giudicata un filosofo in modo particolare, sì, che siede all'estremo di questo tavolo e col quale poi lei si potrà complimentare. Sì. Ecco, io intanto ringrazio lo Spiritus Rector dell'organizzazione del premio, che è Sandro Grosspietro, e poi naturalmente ringrazio anche la giuria. Questo riconoscimento è sempre, diciamo, è molto gradito. E anche perché attira l'attenzione su una tematica di primaria importanza nel mondo contemporaneo, che è quello del problema del libero arbitrio, che diciamo
interessa il piano della psicologia, ma anche del diritto, della morale, dell'antropologia e naturalmente anche riguarda il destino delle società umane, tenendo conto del fatto che i neuroscienziati oggi si sono impadroniti del tema del libero arbitrio in modo unilaterale, nella presunzione di poter considerare insostenibile la tesi tradizionale, appunto, in base alla quale l'uomo è principio e causa delle proprie azioni, come diceva Aristotele. E quindi praticano un riduzionismo rozzo e chiaramente insostenibile, considerando l'uomo un burattino biochimico. Ecco, questo naturalmente, il fatto stesso che noi siamo qui adesso in questo evento, impegnati anche a riconoscere il valore dei poeti, degli scrittori, degli uomini di scienza, eccetera, già di per sé dimostra l'insostenibilità di questa tesi così irrisibile. Grazie. Volevo rivolgerti una domanda che è apparentemente molto banale. Come si concilia la poesia con la filosofia? Dunque, concordo con Roberto Pazzi quando diceva che la poesia è l'espressione più alta, più elevata. Naturalmente la filosofia ha un elemento concettuale che non è estraneo alla poesia, quindi la poesia è qualcosa di superiore per questo, perché comprende al suo interno la concettualità, concettualizza, e al tempo stesso però la filosofia è come la gallina, cioè ha le ali ma non riesce da sola a volare. La poesia di Certuni è proprio veramente gallinacea, direi. Mi è capitato certe altre poesie, non possono essere solo in metafora. Va bene, grazie. Io so che tu devi partire e che ti aspetta un lungo viaggio. Ti ringraziamo per essere venuto fino a qui. Ha consacrato tutta la vita operativa all'insegnamento della letteratura italiana e della filosofia, giungendo ad elaborare un'autonoma metodologia di libero insegnamento, ispirata all'illustrazione poliedrica della realtà dei fatti nel loro divenire ed evolversi storico. Le sue lezioni, elaborate in anni di studio per analisi e per sintesi, rappresentano un panorama enciclopedico di luminosa chiarezza ed efficacia espositiva e sono contenute nelle due opere a più volumi denominate Letteratura e Società e Filosofia e Società. Si tratta di Franco Nicoletti di Torino e riceve il premio di saggistica per il volume Filosofia e Società dal pensiero del tempo medievale al cristianesimo kantiano della borghesia rivoluzionaria. Caro professor Nicoletti, allora leggiamo la motivazione. Ampio saggio critico e pedagogico di vasta competenza ed efficacia trasmissione, ricco per documentazione storica e arricchimento antologico, che riepiloga insieme sia ampi archi di storia del pensiero filosofico, sia un autore specifico di un determinato periodo, sottesa a una perfetta padronanza del pensiero storicistico. Si ritrova in questa? Molto, sì, mi ritrovo, anche perché vedo che ha colto l'aspetto fondamentale del mio libro, poi uno può essere d'accordo o non d'accordo, e cioè io lo sintetizzerei in questa forma: non è la coscienza di ciascuno di noi che determina la vita, la realtà, ma è la realtà che agisce su di noi e ci porta ad avere delle idee, cioè le idee nascono dalla realtà e dalla nostra coscienza, si capisce? Ecco, questo era il... Va bene, grazie tante professore, ecco il premio, dobbiamo fare anche una foto che non abbiamo ancora fatto.
Abbiamo ultimato i premi per l'edito, adesso passiamo ai premi per l'inedito. Noi vediamo che queste nostre riunioni di una volta all'anno sono delle carrellate che servono a conoscere tanti autori e tante interpretazioni diverse che diversamente non avremmo l'occasione di fare. Quindi diciamo che è un'occasione importante poter vedere l'autore, ascoltarlo per qualche istante per capire come si muove, verso quale direzione spinge i suoi studi. Passiamo all'inedito per la poesia. Laureata in filosofia, già docente di italiano nei licei di Palermo, con un lungo e prestigioso percorso di pubblicazioni iniziato ormai quasi 40 anni or sono, amica dei più autorevoli amici della poesia come Giorgio Barberi Squarotti, Ferruccio Ulivi, collaboratrice della rivista Vernice e di tante altre prestigiose occasioni di cultura, viene direttamente da Palermo per ricevere il primo premio assoluto per l'inedito di poesia dedicato alla memoria di Nino Pinto, la poetessa Rossella Cerniglia, con il libro Mito ed Eros, Antenore e Teseo con altre poesie. Rossella Cerniglia. Glielo dà ovviamente a cominciare da Anna. La consegna il professor Ramella. Mito ed Eros, Antenore e Teseo. Abbiamo fatto qualche foto? C'è una piccola, ecco, cerimonia. Ti volgi di qua, prego. Vieni qua, facciamo una fotografia. Nella continuità di una visione poetica unitaria, la scrittrice sa coniugare con fascino e incantamento le figure mitologiche dell'antichità greca, rielaborate quasi con fantasmi, come fantasmi onirici della mente, con la tensione drammatica delle stesse problematiche di vita e di ricerca dei valori profondi cui orientarsi invece nella contemporaneità. La purezza lineare, essenziale ed elegantissima del linguaggio poetico adoperato costituisce sicura prova di alto stile letterario. Qualche cosa della tua esperienza? Prima di tutto grazie per essere... Voglio ringraziare appunto tutti quanti, la giuria e poi i presenti, Sandro Rospietro, perché è insomma, un grande piacere ricevere questo premio. È una cosa che mi onora, è ovvio, e quindi ringrazio tutti, ringrazio anche i presenti. Grazie a te per essere venuta fin da Palermo. Sì, con varie traversie comunque sono arrivata. E non lo so, riguardo alla poesia che potrei dire? La poesia del poeta appartiene innanzitutto al poeta, cioè è espressione dell'unicità del suo mondo. La ricerca formale è una ricerca interna alla poesia, sono convinta di questo, cioè non dobbiamo farla, come dire, all'esterno, proiettarla all'esterno, non deve essere un prius la ricerca formale o stilistica, ma nasce all'interno della poesia, nel momento in cui appunto il nostro mondo viene partorito da noi stessi e quindi riceve questo crisma che la fa essere. Rossella, ecco. Rossella, come mai questo riferimento alla mitologia classica?
questa ripresa della mitologia classica in un periodo di supereroi, sì, a cui faceva riferimento anche prima Roberto Pazzi, sì, insomma, di questi io personaggi. Ho ascoltato il discorso che sono arrivata in ritardo. Comunque, penso che sia una nostalgia insita nel nostro animo, un po' come per i romantici poteva essere la sensut, no? Questo sentimento di qualche cosa che andava al di là della realtà insoddisfacente nella quale si vive. E penso che sia l'analogo questo, questa ricerca di un mondo ideale, puro, incontaminato, insomma, lontano dal mondo in cui viviamo, dai problemi in cui viviamo. E poi c'è una sicuramente di stare tante reminiscenze letterarie, culturali che si assimilano nella vita e che formano anche il nostro patrimonio interiore, la nostra anima, la nostra coscienza, che vuole tornare a rivivere, che rivive, diciamo, sempre in noi e vuole trovare espressione. Grazie. Grazie tanto. Andiamo da darle un... Ecco. Okay, grazie. Grazie ancora Rossella, arrivederci. Laureato in lettere classiche, docente di liceo, collaboratore a contratto del laboratorio piemontese presso il Dipartimento di Studi Umanistici, amico dei più quotati studiosi della lingua piemontese come Remigio Bertolini, Carlo Regis, Riccardo Regis, Giovanni Tesio, eccellente poeta, sia in lingua piemontese sia in italiano, con oltre 20 anni di percorso di edizioni nelle spalle e già 8 libri pubblicati. Viene da Motovì, in provincia di Cuneo, Nicola Duberti, per ricevere il premio per l'inedito di poesia dedicato alla memoria di Nino Pinto con il libro La stagione delle cose. Bravissimo Nicola Duberti. Allora, connubio di una parola fortemente espressiva con la felicità di un occhio osservatore, implacabili indagatori della ragione e della follia, fanno di questi versi nitidi e lapidari una delle crestomazie più efficaci della modernità di scrittura in campo poetico. Con vasti echi e risonanze sul flash, sul background della civiltà occidentale, nella sua fastosa e affaticata sensazione di sazietà delle esperienze. Ti ci ritrovi in questa motivazione? Sì, devo dire, è molto lusinghiera, quindi mi fa molto piacere. Grazie. Raccontaci qualcosa della tua concise da Picasso. L'unica cosa che tengo a precisare, perché ne sono molto orgoglioso, è che non sono insegnante di liceo, sono insegnante di scuola media, insegno ai piccoli. E quindi e mi diverto molto con loro, non so quanto si divertano con me. Ovviamente se l'amico è facente funzione di presidente di giuria, Roberto Pazzi vuole intervenire, ha lì l'elogio della sintesi, è stato efficacissimo. Benissimo, grazie. Va bene, grazie ancora. Grazie a voi. Nato a Carmagnola nel 1944, ove tuttora vive, impiegato attualmente a riposo, amante dei viaggi e della musica classica, primo classificato in numerosi concorsi nazionali, sia per la poesia in lingua italiana sia in lingua piemontese, con 4 volumi di poesia in lingua italiana pubblicati sinora, accolti sempre favorevolmente da illustri critici e premiati in concorsi di valore, viene a ricevere il premio per l'inedito di poesia Domenico Novaresio con l'opera Conchiera Solitudine. Domenico da Carmagnola, non è un viaggio lontanissimo, lunghissimo, cos'è?
la capitale del peperone, Carmagnola, e peperone, poesia, insomma, non fa rima, ma c'è qualche iniziale in comune. Allora, il libro che è stato, che ha ricevuto la selezione per la pubblicazione gratuita, dice: l'atmosfera di bellezza e nostalgia ricreata nei versi costituisce esempio mirabile di, di liricità sospesa tra estasi della natura e forti emozioni dell'animo, in un'atmosfera vagamente onirica e di dolci delicatezze, segno inequivocabile di un animo poetico esercitato nell'espressione nitida dei sentimenti. Ci ritrovi in questo? Perfettamente. Ecco, anche questa è una sintesi. Sì, sì. Va bene, grazie Domenico. Grazie. Arrivederci. Grazie. Nativo di Ariano Irpino in provincia di Avellino, laureato in lettere, ha conseguito un percorso di prestigio nell'insegnamento presso le scuole superiori italiane, sia in patria sia all'estero, conclusosi con la dirigenza scolastica. Ha sempre svolto attivissima testimonianza e impegno all'interno della poesia contemporanea come autore, come critico, giornalista, collaboratore di case editrici, con bibliografie di 14 libri, bibliografia di 14 libri pubblicati, non solo di poesia. Viene da Ariano Irpino per ricevere il premio per l'inedito dedicato a Nino Pinto, lo scrittore Nicola Prebenna, per il libro In una parte più e meno altrove, Nicola Prebenna. Dovete fare la fotografia, Nicola carissimo, dovete fare la fotografia insieme. Sì. Senti Nicola, allora dobbiamo leggerti: in una concatenazione sia gioiosa sia drammatica di turbamenti, sensazioni, anizioni, allusioni e altri fantasmi, si sviluppa lungo i versi, intonati alla tradizione metrica e all'armonia interna del linguaggio, una vicenda di spaesamenti e di recuperi della coscienza del mondo e delle logiche di interpretazione, fino a giungere all'incertezza di una verità assoluta e a proporre l'incertezza del dubbio come una condizione inalienabile della mente. E così è senz'altro in questi termini che bisogna interpretare non solo il mio modo di fare poesia, ma la ragione stessa della poesia, che è un percorso ed una meta che però diventa sempre più inafferrabile. Il poeta, io, insieme a tutti quanti gli altri, siamo degli andanti che procediamo talvolta con il conforto di aver individuato, intravisto la meta, altre volte con il sospetto che forse ce ne stiamo allontanando, però rimane, così come ben ha detto il presidente Pazzi, il conforto della parola e della poesia. Grazie Nicola, grazie tante, grazie per essere venuto a trovarci. Nativo di Catania, ove attualmente vive, laureato in lettere classiche, ha lavorato in diverse città italiane,
sia nelle scuole, sia in altre aziende di Stato, autore di poesie notate dalla critica e inserite in diversi repertori, anche autore di riflessioni e aforismi. La sua opera prima è stata pubblicata nel 1982, viene direttamente da Catania per ricevere il premio di poesia inedita dedicato alla memoria del poeta Nino Pinto, Ugo Pupillo, con il libro Fingere di vivere. Riceve in omaggio anche il libro di Nino Pinto. E un lieto rivedere. Sono più di 30 anni. Sono più di 30 anni. Eri tutto nero. Ero tutto nero. Adesso sei un po'. Un po' con i capelli bianchi. È sceso un po' di sale, eh? Benissimo. Allora, del tuo libro si dice poesia modernista e postmoderna, di forte contenuto etico ed estetico, con sviluppata cura della forma, delle sonorità improvvise, dei ritmi interni ai versi, sovente riproducente forme visive e talvolta versi in libertà, anche di memoria futurista, incline alla satira ma anche alla severa censura catoniana, sempre di fondata ispirazione culturale, con grande capacità e castica di raffigurazione del mondo reale, sia della quotidianità spicciola, sia delle dinamiche dei più ampi collettivi sociali. Dici qualcosa? Sì, grazie. Allora, anzitutto ringrazio la motivazione della giuria perché è riuscita a trovare, a reperire degli elementi che non mi aspettavo. E quindi conferma quello che disse il grande filosofo tedesco Schleiermacher sulla ermeneutica, sull'interpretazione, che interprete deve comprendere meglio e più di quanto dica lo stesso autore. Oh, per due parole per quanto riguarda il titolo, Fingere di vivere. Mi richiamo a un altro filosofo, un filosofo tedesco, Hans Weinger, che scrisse un'opera nel 1911, Come se. Cioè, per lui la conoscenza è soltanto una finzione, sia in campo filosofico, in campo religioso, in campo metafisico. Quindi le finzioni non sono altro che delle astrazioni, delle costruzioni mentali con le quali noi discipliniamo, regoliamo la realtà. Cioè noi ci comportiamo nella nostra conoscenza come se le conoscenze corrispondessero al mondo, corrispondessero alla vita. Cioè noi ci comportiamo come se le cose fossero come noi le pensiamo, come noi le conosciamo. Allora, volendo passare dal piano gnoseologico al piano pratico, ecco, noi fingere di vivere significa accettare il nostro vissuto, la nostra Erlebnis, ossia la nostra vita vissuta, senza ribellione, quasi in modo stoico, per poter sopravvivere, per non lasciarci dominare e sopraffare. E mi sia consentito fare rapidamente un piccolo esempio, un piccolo aneddoto. Quando furono messe in circolazione le automobili, le prime automobili avevano i pneumatici di compatti, bene. E allora che cosa succedeva? Succedeva che queste ruote, questi pneumatici, al primo urto si rompevano, si spaccavano. E allora pensavano di sostituire la gomma piena, compatta, di sostituirla con della camera d'aria. Quindi la camera d'aria cosa fa? Assorbe gli urti. Ecco come noi ci dobbiamo comportare nei confronti della realtà. Non dobbiamo respingere, ma dobbiamo assorbire gli urti per poter vivere meglio. Grazie. Grazie. In provincia di Sassari è autore di apprezzate poesie sia in lingua sarda sia in italiano, collabora attivamente per la difesa e la diffusione del mondo della poesia italiana come ambasciatore del premio mondiale di poesia di Nosside di Reggio Calabria. Ha ricevuto numerosi premi, è recensito da valenti studiosi, presente in più repertori di poesia italiana, viene direttamente da Sassari per ricevere il premio per l'inedito di poesia dedicato alla memoria del poeta Nino Pinto, Antonio Rossi, per il libro A passeggio con la vita. Le consegna il premio mia figlia, e leggerà la motivazione mia figlia, perché a me incomincia a mancare la voce,
Allora toccherà a mia figlia leggere. Antonio Rossi, Nel giardino degli angeli scalzi. Poesia di dolce musicalità e amplissima cultura, carica di autentica umanità, capace di rinnovare l'alta tradizione della poesia italiana, percorrendo strade nuove, con visioni luminose e penetranti riferite ai destini dell'umanità, verso cui il poeta esercita una strategia mirata di attenzione e di amore, con finezza di analisi psicologica e con felice efficacia di rappresentazione degli ambienti, sia umani sia naturali, con un linguaggio poetico, raffinato di esercitata ed erudita memoria letteraria, sia nei confronti della letteratura italiana, sia nei confronti della letteratura d'oltralpe. Si ritrova? Sì, grazie. Ringrazio la giuria per l'organizzazione per questo importante riconoscimento. Sì, mi ritrovo molto in questa motivazione, perché anche una motivazione che mi fa onore, perché si dice che una poesia capace di rinnovare l'alta tradizione della poesia italiana percorrendo strade nuove, ecco, questa è una motivazione per me veramente di grande onore e prestigio, e soprattutto dove si dice percorre strade nuove, ecco, io ho cercato di percorrere queste strade nuove, strade silenziose, strade della meditazione, dell'osservazione, della riflessione. Così mi sono seduto sulla riva del fiume della vita, spesso a vedere le generazioni, le diverse generazioni che insomma si sono succedute, un'analisi quindi dei diversi punti di vista di tante persone. Ecco, e poi sì, in queste strade spesso mi sono sentito anche smarrito, però sempre sollevato gli occhi al cielo e ho trovato una stella che mi ha illuminato il cammino. Grazie ancora. Nel giardino degli angeli scalzi. Sì, nel giardino degli angeli scalzi sono le persone umili, le persone che stanno ai margini. Ecco, stanno lì, che stanno in questo giardino, sono scalzi ma sono tanto ricchi di umanità. Grazie. Grazie a voi. Dunque, Largo ai Giovani, io ho trovato una collaboratrice, è vero, ce l'avevo in famiglia, è in San Porto, a costo zero, e quindi... Nato a Palagiannello, in provincia di Taranto, laureato in giurisprudenza, attualmente dirigente pubblico in pensione, ha scritto libri sia attinenti alla sua attività lavorativa di natura giuridica, sia di natura letteraria e creativa nei campi della poesia, della prosa, del teatro e della saggistica. In letteratura vanta un percorso bibliografico circa ventennale, con 4 libri pubblicati tra prosa e poesia, molto apprezzato dalla critica, vincitore di più premi letterari e di Torino per adozione, e riceve il premio per l'inedito di poesia dedicato alla memoria del poeta Nino Pinto, lo scrittore Aldo Sisto, con il libro A passeggio con la vita. È presente in sala al grazie Aldo. Che bella ragazza che hai visto. Aldo Sisto, A passeggio con la vita. Poesia di metodica riflessione condotta tra pungente ironia e arresa accettazione sulle condizioni offuscate del libero arbitrio, le insidie del caso e degli eventi contrari, lo sfiorire delle stagioni della vita, la collana ornata delle illusioni e dei sogni, sino a individuare una sodalità superiore nella suprema grazia della confidenza colloquiale e agostiniana con l'assoluto. Condividete.
parole molto molto belle, ringrazio a Giulia. Voglio soltanto dire il perché del titolo della raccolta, A passeggio con la vita. Il primo gruppo è di poesie, che ha per sottotitolo Due passi in riva al mare, immaginano una passeggiata reale o anche fantastica in riva al mare. Successivamente ci sorge una passeggiata nel campo della musica, successivamente ancora un'altra passeggiata nel campo dell'amore, sottotitolo La freccia di Cupido, e poi l'ultima passeggiata è una passeggiata in compagnia della morte. Infatti c'è una poesia nella raccolta che ha per titolo Amica morte. Questo perché la morte non va considerata come qualcosa di lugubre, di nero, di disperante. La morte è l'evento più naturale della vita. Quando si nasce, la nascita implica di per sé la morte. Però la morte, intesa in questo modo, può essere anche qualcosa di positivo. Perché la vita ci fa essere nel tempo. La morte ci fa essere nell'eternità. Grazie Carlo, non posso fare meno però di farti una battuta veramente cattiva e tragica. Cioè la sezione della passeggiata con la morte l'hai dedicata alla moglie? Per fortuna è ancora in vita, quindi sì, sì, è ancora in vita, ci auguriamo che rimanga in vita per tanto tempo anche dopo di me, che sono più vecchio di lei. Grazie. Quello che lei ha detto è quello che dice San Francesco, sorella morte, nel Cantico delle Creature. Grazie. Non è sorella morte, sì. San Francesco. Stiamo lavorando da due ore, ci stiamo dando dentro, abbastanza in fretta, abbiamo ultimato tutti gli inediti per quanto riguarda la poesia. Adesso abbiamo l'inedito per la narrativa. È nato a Bologna e vive a Segrate, è ingegnere. Ha ricoperto importanti incarichi manageriali in aziende italiane e multinazionali. Gli studi classici gli hanno trasmesso la passione per la letteratura, ma solo dopo il pensionamento ha potuto dedicarsi con continuità alla scrittura. Ha pubblicato 4 romanzi e 2 raccolte di racconti, ottenendo sempre lusinghieri riscontri di pubblico e di critica. Viene da Milano per ricevere il primo premio assoluto per l'inedito di narrativa Eugenio Felicori con il libro Danni collaterali. Grazie ingegnere di essere venuto qua, grazie. Allora mia figlia le legge la motivazione. Ah, prima c'è una foto. Mi sorprende sempre. Grazie. Ecco. Allora. Eugenio Felicori, Danni collaterali. L'ambizione di successo e di potere conduce il protagonista del romanzo Danni collaterali a muoversi con spietato cinismo sia nel mondo degli affari sia in quello dei sentimenti privati e familiari, fino al punto che il lavoro diventa l'autentica droga della sua vita e della sua arricchente attività socialmente predatoria, la quale lo porta a considerare come danni collaterali inevitabili e trascurabili i guasti esistenziali che egli provoca a se stesso e agli altri. Il romanzo è una veritiera analisi dell'arrivismo dei ceti industriali multinazionali nel nuovo regime della globalizzazione mondiale. Sì, condivido perfettamente. Nei miei precedenti romanzi non ho mai affrontato qualcosa che fosse legato a esperienze autobiografiche, perché mi sono interessato soprattutto di romanzi di tipo storico. Questa volta finalmente ormai, dopo essendo alla 7ª pubblicazione praticamente, ho voluto invece riportare alcune delle mie esperienze lavorando in multinazionali americane, e dove ho potuto toccare con mano gli effetti negativi che la globalizzazione
sta portando, non solo, come è stato giustamente detto, sui manager che implementano queste strategie, ma anche sulla, è noto a tutti, sulla mancanza di lavoro che viene nei paesi industrializzati. E ho messo anche in evidenza che, i danni poi che vengono creati sconvolgendo l'ambiente anche nelle aree dove viene portato il lavoro. Infatti la storia di questo manager si intreccia in qualche modo anche con la storia di un operaio italiano che ha perso il lavoro e di una operaia messicana che invece l'ha acquisito. Però si vede che in tutti e tre i casi nessuno poi è felice di questo. E infatti oggi c'è un grosso pensiero di rielaborazione della globalizzazione, anche se ha portato dei grandi vantaggi da un punto di vista puramente economico, peccato che arricchisce solo delle minoranze. Grazie. Infatti lei ha risposto proprio alla domanda che io volevo fare, cioè qual è l'esperienza autobiografica. C'è tanta documentazione del cinismo dei grandi manager del mondo, del cinismo con cui fanno quattrini e con cui trovano del tutto naturale che loro abbiano un reddito, non dico di surplus, ma di pluri, cioè un reddito di cui è inimmaginabile riuscire a spenderlo, tanto è grande, e il totale disinteresse per il fatto che invece gli altri non riescono a campare in nessun modo, vero? Infatti è proprio questo che io ho cercato di mettere in evidenza. Oltretutto questi bonus esagerati che vengono distribuiti, che io ho visto proprio anche, io a un certo momento ho fatto parte anch'io di un worldwide management team, sì, senza però non sono di questi livelli qua, però vengono addirittura poi, e l'ho messo in evidenza anche nel libro, esagerati dalla finanza, perché c'è tutta una serie di sistemi che moltiplicano all'infinito questi valori, mentre invece c'è la gente che perde il lavoro e non viene assolutamente compensata. Infatti non per niente, io vivo a Milano, aumentano sempre di più, e Milano è già una città che funziona bene, aumentano sempre di più le file di italiani che sono in fila all'opera di San Francesco per il pane, come si suol dire. Grazie. Questo era stato lo scopo del libro. Grazie per questa testimonianza, un libro da non perdere, che pubblicheremo quanto prima con il contributo dell'Elogio della Poesia, Danni Collaterali di Eugenio Filicori. Grazie ingegnere, buonasera. Magari se saluto tutta la giuria che la... Nato a Torino, vi risiede. Ha lavorato per 30 anni presso varie aziende nazionali e internazionali, sempre nell'area delle risorse umane. Si è dedicato con alacrità ad attività di informazione giornalistica, alla poesia e alla narrativa. Ha già pubblicato 2 libri di poesia e 1 di narrativa. Lo scrittore torinese Carlo Bosso riceve il premio per l'inedito di narrativa con il libro Terre di amori e di ombre, e riceve anche in omaggio il romanzo di Roberto Lopiano, Il Cavaliere, la Contessa e il Salto. Carlo Bosso. Grazie per questa partecipazione, per fare una bella foto di corpo, magari poi anche con la giuria, quando passa a salutare la giuria. È vero, se vuoi passare già subito a salutare la giuria, per qualche foto. Intanto leggiamo già la motivazione. Carlo Bosso, Terre di amori ed ombre. Con un delicato amarcord felliniano si ricostruisce l'età dell'adolescenza e della gioventù del protagonista. Un ragazzo monferrino che lascia la città natale, dove ha conosciuto il suo primo amore, per intraprendere il lungo viaggio della vita, e si reca dallo zio a Torino per laurearsi. Ma l'amore abbandonato cresce sempre più dentro di lui, finché si arriva al tempo attuale in Australia, quando si manifesta l'occasione di capire fino in fondo l'importanza e il ruolo irrinunciabile del vero amore.
Sì, intanto vorrei dire che per me è una grande soddisfazione essere qui stasera a ricevere questo premio, e quindi di questo ringrazio la giuria, il comitato d'onore e l'organizzazione, specialmente in questa ambientazione bellissima nel cuore della cultura torinese. Per me che sono torinese è una soddisfazione doppia. E per quanto riguarda il romanzo, io direi, voglio dire solo due brevi cose. La prima è che non è un romanzo autobiografico, anche se in effetti una parte della mia famiglia ha delle radici monferrine, per cui in effetti nell'ambientazione qualcosa della mia gioventù c'è, ma non è un romanzo autobiografico. La seconda cosa è che a questo romanzo sono particolarmente affezionato perché è un po' un mio figlio prodigo, nel senso che è nato come un racconto che ho scritto nel periodo dell'università, quindi parliamo di circa 40 anni fa, e poi è stato un po' abbandonato. Era un racconto un po' pessimistico, forse risentiva, allora era un pavesiano e quindi forse risentiva un po' delle influenze di Pavese, e quindi poi a un certo punto l'ho abbandonato, poi dopo 20 anni l'ho ripreso e l'ho rielaborato, ma non ero soddisfatto ancora. Alla fine l'ho ripreso per altri 20, dopo altri 20 anni, quindi proprio recentemente, finalmente è nato questo romanzo, dove devo dire ho cercato di togliere molto del pessimismo che inizialmente c'era, perché nel frattempo ho capito che forse era meglio dare una ventata di ottimismo e non di pessimismo alla vita. Tutto qua. Grazie. Grazie molto. Trent'anni, giurista e criminologa. Solo quando scrive, Maria sente che sta facendo ciò per cui è nata. Scrive articoli e saggi, recensioni di film e libri, e ha vinto numerosi concorsi letterari. È autrice di 3 romanzi inediti e di sceneggiature teatrali. Viene da Ferrara a ricevere il premio per l'inedito di narrativa per l'opera Troppo giusto, quindi sbagliato, Maria dell'anno, e riceve anche in omaggio il romanzo La Contessa, il Cavaliere e il Santo. Maria dell'anno. Grazie per essere qui. Allora, mia figlia legge. Ah, la foto prima. Maria dell'anno, troppo giusto, quindi sbagliato. Nella Torino di oggi, Linda Giraudo uccide per la legittima difesa con un coltello da cucina il ricco marito Enzo Solimano, che è solito maltrattarla e pesantemente picchiarla. L'avvocato Vittoria Ferri, una donna emancipata e figlia di un principe del foro, difende Linda nel corso di un processo in cui avvengono numerosi colpi di scena, ma la sentenza pronunciata al termine non ricostruisce il reale andamento dei fatti e il peso delle effettive responsabilità dell'imputata. Allora, un parere su di questo? Sì, grazie, ringrazio del premio, tra l'altro è la seconda volta che vinco questo premio, è sempre un piacere tornare a Torino, che appunto amo moltissimo. Ripetita? Ripetita io, sì, senz'altro. Sì, i temi del romanzo sono appunto 2, da un lato la violenza maschile sulle donne, che ho appunto avuto modo di studiare durante il mio master in criminologia e conoscere direttamente lavorando in un centro antiviolenza, quindi conoscendo direttamente il dolore di queste donne maltrattate. Dall'altro il tema della giustizia con la G minuscola, cioè la giustizia degli esseri umani nel processo penale, che mi piace solo scrivere. Più vicino, vabbè, insomma, dall'altro lato appunto il tema del processo penale, che di cui mi piace scrivere ma non praticare, infatti non ho mai fatto l'esame d'avvocato, che tenta appunto di essere un tentativo di giustizia degli esseri umani, ma solo un tentativo, a volte fallisce, per cui questi sono i 2 temi. Grazie tanto per questa testimonianza, ringrazio anche mia figlia che adesso prende un po' di riposo, mentre viene ad assistere l'amico scrittore Luca Camberlingo, che donerà poi lui e i suoi libri. Luca, grazie per questa assistenza. Allora, nato a Torino nel 1974, scrittore, vive a Torino, laureato in giurisprudenza, è avvocato civilista e collabora con l'associazione Movimento Consumatori. I suoi racconti sono stati pubblicati in quotate riviste letterarie e hanno ricevuto premi in concorsi letterari.
ha già pubblicato il romanzo La luna diventa di miele. Lo scrittore Marco Gagliardi riceve il premio per l'inedito di narrativa dell'opera Due scintille, riceve il romanzo la versione di Flock che gli consegnerà Luca Gamberlingo. Prego. Congratulazioni. Allora ti leggo. Bisogna rispettare delle posizioni, va bene. Allora, ambientato nella Torino magica, il romanzo si apre e si chiude come un mandala ad aprile del 1997 in occasione dell'incendio della Cappella della Sindone, ma in mezzo c'è un complesso incubo tra realtà e immaginazione che è fatto di tante tessere diverse, di puzzle sparse nei 17 anni dell'intreccio della vicenda, da quando Nicola Valadier vede scomparire all'età di 6 anni suo padre e fino al momento conclusivo della sua avventurosa peripezia. Non abbiamo detto molto di più, vuoi commentare questo tuo romanzo Le due scintille, poi ci dirai perché sono le due scintille. Grazie a tutti. Ma il mio è una storia di amore, di un amore spezzato e di una vendetta. E io faccio l'avvocato e ho sentito prima un altro autore che diceva che ci sono persone che si svegliano alle 3 del mattino per iniziare a scrivere. Io faccio che non addormentarmi proprio, nel senso che di notte scrivo. E di giorno lavoro, la professione è anche uno stimolo, per cui ci sono alcuni elementi legati anche al mio lavoro, ai miei studi, in questo romanzo, che è il mio secondo romanzo. Il precedente è uscito nel 2012, nel frattempo mi sono fermato nella scrittura perché è nato mio figlio, e perché Due scintille si scopre l'ultima pagina del libro, perché non vorrei svelare questo elemento. Vi ringrazio per questa opportunità, ringrazio la Genesi Editrice, mi cercavo un editore torinese perché oltre al fatto che adoro la mia città, c'è bisogno per me di avere un trampolino di lancio, spero che lo sia, grazie a un editore appunto, della città di Torino. Nato nel 1981 a Torino, dove attualmente vive e lavora, ha pubblicato 2 libri di poesia e 1 di narrativa. Ha partecipato come collaboratore editoriale a 2 saloni internazionali del libro di Torino. Ha presentato con successo le sue opere in dibattiti pubblici, con recitativi. Viene da Torino lo scrittore Fabrizio Olivero e riceve il premio inedito per la narrativa per il romanzo storico Scacco alla nobiltà e riceve in omaggio il romanzo di Luca Gamberlingo, la versione di Flo. Siamo come le 3 carte che ci cambiamo di posizione. Allora, Fabrizio, Scacco alla nobiltà è un romanzo storico, ma di fantasia, ambientato nella Parigi della Rivoluzione Francese. Unisce il rispetto degli avvenimenti storici principali con l'invenzione romanzesca di una sorta di intrigo collegato alla storia di un panettiere importante, Florent, personaggio di fantasia, e dei suoi 2 figli eredi, le unisce con le tenere vicende d'amore e le prestigiose tradizioni gastronomiche e dolciarie d'oltralpe. Domanda che ci vuole per forza. Ma queste tradizioni gastronomiche e dolciarie d'oltralpe hanno qualcosa a che vedere con la tua attività lavorativa? Buonasera a tutti, intanto ringrazio la giuria e il presidente Sandro Grospietro. Non hanno a che vedere con la mia attività, bensì in questo romanzo, in un contesto storico come la Rivoluzione Francese, è difficile insomma anche calarsi nell'epoca, perché la
la vita era molto diversa. Tutta questa natura gastronomica dolciaria scaturisce che dentro il romanzo c'è una storia parallela, cioè un mio ego calato nella storia, che avrò il punto di riferimento, troverò il punto di riferimento in un importantissimo personaggio storico, nonché magistrato, nonché a contatto stretto con la gastronomia perché ha scritto delle opere vere e proprie, che è Antelme Brillat Savarin. La storia, la passione per la storia a volte scaturisce anche un lungo viaggio di fantasia e in mezzo agli eventi storici opportunamente rispettati è quella storia inventata. È sicuramente un romanzo da non perdere perché è ricchissimo di storia e di fantasia. Grazie ancora Fabrizio. Grazie a voi. Grazie, arrivederci. Grazie. Laureato in economia e commercio, con una tesi di ricerca con dignità di stampa e quindi pubblicata, ha continuato negli anni a coltivare gli studi di storia, filosofia e teologia e ha pubblicato diversi saggi sul pensiero e sulla storia cristiana, autore anche di romanzi e di libri di poesia. Pubblicista con un'intensa attività di collaborazione, è stato insignito del premio della cultura della presidenza del Consiglio dei Ministri nel 97 per la sua vastissima produzione edita nei diversi campi della scrittura e riceve qui il premio per l'inedito di narrativa per l'opera L'ira dei vilipesi. In dono anche il romanzo La versione di Flock che gli darà lo scrittore Luca Camberlingo. Stiamo parlando dello scrittore torinese Guido Pagliarino. Guido carissimo, Guido è noto in tutta. Una fotografia ci vuole prima, Dicevo che sei noto in tutta Torino e direi in tutta Italia per la quantità di opere che hai scritto, di diversi contenuti, e questa qui, L'ira dei vilipesi, è ambientato nella Napoli del settembre 1943. Il romanzo L'ira dei vilipesi riguarda il drammatico periodo di sangue e di rivolta della popolazione contro i nazisti nelle famose quattro giornate di Napoli e coniuga insieme realtà storiche con fatti immaginati grazie a un intreccio giallistico attinente la morte violenta della prostituta Rosa De Maggi e l'ammazzamento del tabacchino Peppino, indicati in una complessa rete di rapporti segreti e incrociati tra camorra, partigiani, truppe alleate e forze germaniche. Dici qualcosa di più del tuo? Il titolo originale doveva essere questo: La violenza di guerra. Al più vicino, sì, scusate. La violenza di guerra e la violenza privata, perché io avevo intenzione, spero di essersi riuscito, di inserire un parallelo tra appunto la violenza che si ritrova nel caso particolare dall'occupazione tedesca, la causa dell'occupazione tedesca e così via, e c'è un personaggio, quella ragazza Maria Pia, che viene violentata da due soldati tedeschi, e il parallelo con la violenza della camorra, perché quel parente della ragazza violenta a sua volta quella povera ragazza stessa. E volevo paragonare l'una e l'altra, e c'è in fondo un discorso anche di questo genere, che si riferisce a San Tommaso d'Aquino. Il tiranno può essere ucciso, e il camorrista che non viene punito può essere punito privatamente, soprattutto in periodi di caos storico come erano quei giorni.
c'era anche questo, adesso qui nella motivazione non è apparso, forse è colpa mia che non l'ho espresso bene, perché poi è sempre colpa dell'autore. Comunque in questa intenzione, e se io direi che io non farei mai una violenza a nessuno, quindi io non riuscirei a vendicarmi. Il personaggio parallelo del vice commissario invece quasi è dell'idea, tant'è vero che questo violentatore camorrista viene ucciso e questo tabaccaio Peppino, racconto la trama, poi tanto qualcosa della trama, devo dire, viene ucciso, non si sa se è la ragazza stessa che l'ha ucciso, seguendo quel pensiero, visto che non viene punito, lo uccido, oppure qualcun altro. Ed ecco dove entra in gioco il discorso giallo. Quindi c'entra anche il giallo, c'entra la violenza, c'entra le quattro giornate, ma la cosa che mi premeva di più, tant'è vero che io penso, pubblicando quasi, di mettere il titolo originale, La violenza di guerra, che non è un titolo incisivo, però introduce forse nelle mie intenzioni. D'accordo, grazie a te Guido, grazie ancora. Abbiamo l'ultima sezione, ti ringrazio, ecco. Abbiamo l'ultima sezione adesso che si riguarda l'inedito di saggistica e poi c'è la festa finale con la consegna delle voci dei Murazzi, perlomeno ai poeti qui presenti che sono stati pubblicati, ma ne parliamo tra un po'. Adesso vediamo il premio per l'inedito di saggistica, che è dedicato anche questo premio alla memoria dello scrittore e poeta Veniero Scarselli. E iniziamo con il primo premio assoluto, è nata a... iniziamo con Marina Canucci. Ecco, allora se vuole la signora che consegni, ecco, iniziamo con... Sì. Nata a Milano, risiede fin dall'infanzia a Torino, laureata in storia della musica, dopo aver insegnato per un decennio nei licei, è diventata consulente di redazione in diverse case editrici di rilevanza nazionale, autrice di saggi di critica letteraria e di musicologia. Nel 2005, per la complessa attività culturale svolta, le è stato conferito il premio alla cultura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Anche apprezzata poetessa, articolista di argomenti letterari e musicali, riceve il premio per l'inedito di saggistica dedicato alla memoria dello scrittore Veniero Scarselli per l'opera Otto saggi brevi. Stiamo parlando della scrittrice studiosa dottoressa Marina Caracciolo di Torino. Allora, la motivazione recita: degli otto saggi brevi della studiosa torinese Marina Caracciolo, ben sette portano in primo piano la figura della donna. O come vittima, quale appare nel ciclo favolistico di Barba Blu, o meglio ancora come autrice interprete di capolavori di scrittura, come avviene nei casi di Isabella di Morra, Ines de la Cruz, Irene Nemirovsky, Anna Ventura, Natalie Babbitt. Un ulteriore saggio riguarda il libro La scomparsa di Majorana di Leonardo Sciascia. Ecco, allora la domanda che dobbiamo chiedere a Caracciolo è: come mai questa ricerca, questa condensazione, questa unione di otto saggi? Allora sì, io li ho soprannominati un po' saggi arlecchineschi, nel senso è il mio soprannome
che gli ho dato così in cuor mio, perché spaziano dal Medioevo all'età contemporanea, dall'Italia all'America, ma a parte questo c'è un filo conduttore, in effetti voi l'avete rilevato, e sono tutte delle vittime, adesso salvo le scrittrici viventi, Anna Ventura e Natalie Babbitt, l'americana autrice di romanzi per ragazzi, le altre sono tutte protagoniste di una vita tragica, penso a Isabella di Morra, uccisa dai suoi fratelli, penso alla Inés de la Cruz, monaca messicana che è perseguitata dalla Chiesa fino a morire, perché poi dovette lasciare la scrittura e dedicarsi a curare le sorelle ammalate di peste, quindi morì anche lei. Quindi in fin dei conti sono tutte vittime della storia e vittima di persecuzioni. Irene Nemirovsky, morta in campo di concentramento, la famosa attrice della suite francese, il famoso suo capolavoro. Però sono tutte donne che hanno saputo affermarsi, hanno saputo prendere in mano la loro vita e affermarsi nella parola, ma anche proprio nella vicenda stessa della loro vita sono state delle protagoniste, e quindi la storia non è stata una spugna che ha cancellato i barlumi da un cerchio d'oro, per usare le parole di Montale, no? Ma sono state, appunto, la storia ha conservato l'ombra del loro volo. Grazie tante, dottoressa, grazie. Già illustre clinico e primario ospedaliero, professore universitario di cardiologia, nella vita è sempre stato un assiduo e prestigioso cultore sia delle belle arti, in particolare della pittura, sia degli studi umanistici, di letteratura, filosofia e storia delle religioni, naturalista per convinzione e per inclinazione, appartiene al gruppo degli scrittori della montagna. Apprezzatissimo poeta, ha pubblicato numerosi libri di poesia incentrati sul dramma della memoria, il coraggio di esistere e il valore inquietante della parola e del silenzio. Amico degli scrittori e poeti più sensibili del nostro tempo, è sempre stato seguito e letto con particolare attenzione, più volte premiato in concorsi di alto tenore contenutistico. Riceve il premio per l'inedito di saggistica dedicato alla memoria di Veniero Scarselli per il saggio Sussurri e grida, se il cuore potesse pensare, lo scrittore Pier Antonio Milone di Torino. Pier Antonio, benissimo. Una foto. Allora, questa è stata la tua presentazione, ma il libro inedito dello scrittore torinese Pier Antonio Milone, Sussurri e grida, se il cuore potesse pensare, va alla ricerca di una zona di sovrapposizione tra la scienza e la fede, ovvero tra la ragione e il sentimento, riguardante il tema metafisico e più in generale l'origine del mondo e dell'atto della creazione, con un finale di percorso consistente nella visitazione e nello splendore di alcuni dei più noti luoghi mistici del mondo. Un tuo commento. Due parole brevissime. Sussurri e grida sono pagine di un diario. E quello che mi ha sempre colpito è che la maggior parte dei maestri del pensiero, dei filosofi contemporanei, sostengono che Dio non esiste. Sono i cosiddetti nuovi pagani, e si parlano di una salvezza senza fede, parlano di una conoscenza senza speranza, ma anche senza disperazione, a differenza degli esistenzialismi del secolo passato. Però accanto a loro esistono delle persone eccezionali, sono i cosiddetti mistici, e sono persone che, pur passando attraverso la notte oscura del dubbio, del silenzio di Dio, eccetera, Dio l'hanno incontrato. Essi non sono persone che credono, sono persone che vedono, tra virgolette, con gli occhi del cuore. Ecco la spiegazione del sottotitolo, se il cuore potesse pensare. Ringrazio la giuria per tutta la comprensione. Grazie ancora. Grazie ancora.
professore padovana di adozione. Dopo la laurea in lettere, si è dedicata all'insegnamento nelle scuole sia medie sia superiori. Come risultato di puntigliose ricerche storiche, nonché di viaggi, che le hanno permesso di conoscere i luoghi e di approfondire culture diverse, ha scritto numerosi saggi sia di interpretazione sia di documentazione del mondo attuale e del passato. Anche autrice in prosa di romanzi e di racconti, ha ottenuto diversi premi letterari di alto profilo. Viene da Vigonza, in provincia di Padova, a ricevere il premio inedito per la saggistica dedicato alla memoria di Veniero Scarselli con l'opera Vivere e morire in India, la scrittrice Maria Teresa Sivieri. Eccola là! E facciamo un grande applauso perché è stato un bel viaggio, perché ci si rivede, è una grande gioia rivedere. Grazie, grazie di essere qui. La signora ti consegna anche il libro e l'omaggio. Fate le foto? Così, perfetto, grazie. Un attimo. Grazie. Allora, diciamo qualcosa sul libro inedito della scrittrice Maria Teresa Sivieri, Vivere e morire in India, copre un arco di oltre 1000 anni di storia dell'India, visitata e ricostruita attraverso il rapido e suggestivo racconto delle vite di 4 regine. Precisamente, e qui poi mi aiuterai a leggerle giuste, Padmini, che è morta nel 1303, Mubaz Mahal, morta nel 1631, Lashkini Bai, morta nel 1258, e Gayatri Devi, vissuta fino al 2009. Dici qualcosa di questo tuo bellissimo libro. Intanto io voglio ringraziare il Presidente e tutta la giuria, perché sappiamo quanto importante è nella valutazione di uno scritto la giuria, perché vale molto, conta molto, perché ci sono degli scrittori. Sì, ti interrompo, devo dire che è stata una giuria molto puntigliosa, che ha letto, ci ha messo anche del tempo, devo dire. Immagino. Infatti è stato rinviato più di una volta, infatti. L'ho voluto leggere con attenzione. Beh, ogni cosa, appuntarsela, farsi le schede. Mi fa molto piacere e faccio i complimenti, perché immagino che sia un lavoro molto importante. Ecco, io volevo dire che io sono abbastanza, conosco abbastanza bene l'India e tutti i suoi risvolti, ma nell'ultimo viaggio che ho compiuto nella Rajasthan 2 anni fa sono stata veramente aiutata da un accompagnatore italiano storico, e quindi l'ho sfruttato in pieno per farmi raccontare tante cose. Sono circa 700 anni, non più di 1000, però io attraverso, sai che a me piace molto la parte biografica dei personaggi, perché ne ho fatto 11 personaggi in cerca di autori, lo dimostrano, questi, attraverso la storia di queste donne morte e vissute in maniera completamente diversa, pensiamo a Taj Mahal e al Taj Mahal, che immagino che sia un monumento che tutti conoscono, una che si è buttata nelle fiamme, morte insieme a centinaia di donne perché i mariti erano morti, l'altra che è morta in battaglia contro gli inglesi, e l'ultima che è una regina cosmopolita che ha vissuto più in Europa e in America piuttosto che in India. Quindi sono 4 donne completamente diverse, attraverso le quali ho ripercorso la storia dell'India, e non è stato facile, soprattutto per il periodo che riguardava l'avvento dei Mughal e la decadenza di questo impero con l'arrivo degli inglesi, ai quali io do sempre addosso quando posso. E poi l'indipendenza dell'India,
tanto è vero che quest'ultima regina è stata anche messa in prigione perché ovviamente Indira Gandhi non poteva certo sopportare i principi del Rajasthan. Quindi è stato un lavoro un po' complesso, ecco, direi. Grazie ancora, sono molto contenta di essere ritornata qui da voi. Anche noi, ci hai fatto un grande dono. Grazie. Direi che è divenuta una tradizione ormai del premio dei Murazzi pubblicare una antologia ad ogni edizione per quanto riguarda la sezione della cosiddetta poesia singola. Queste antologie hanno sempre un valore in un qualche modo che dovrebbe essere emblematico e rappresentativo di quello che è stato inviato. Poi avete visto che gli autori provengono un po' da tutta Italia e quindi segna un po' l'andamento delle tendenze poetiche. Certamente non si possono pubblicare tutti, anche se si vorrebbe farlo, ma 127 partecipanti, insomma anche pubblicando poco per ciascuno di loro, diventa un libro superiore alle forze dell'elogio della poesia, che non può permettersi di fare questa pubblicazione, anche se poi il libro è in vendita a prezzi molto popolari, diciamo, però insomma interessa principalmente chi si interessa di poesia. Quindi c'è stata una necessaria esclusione, come dire, cernita. Ecco, e le persone ammesse sono 43, ovviamente non tutte sono qui presenti perché ci sono delle persone che vengono dalla Sicilia, abbiamo visto dal Friuli, dal Trentino Alto Adige, dal Veneto, dalla Campania. Dalla Campania sono venute parecchie persone, devo dire. E questo ci rende molto onore, però insomma è un'antologia, la spediamo, è finito. Adesso io chiamo brevemente a ritirare l'antologia coloro che invece so che mi hanno dato la loro adesione e che quindi sono qui presenti, però è un ringraziamento per tutti per questo compito che hanno svolto, per questo atto di testimonianza, per questo atto che rimane quantomeno negli archivi dell'elogio della poesia e poi comunque che viene mandato alle biblioteche nazionali più importanti. Allora, l'ordine con cui chiamo è esattamente come a scuola, l'ordine alfabetico. Per cui Carlo Bosso, che l'abbiamo già visto prima, l'ha già ricevuta e quindi, come la merenda, no? già data e quindi. Luca Camberlingo invece, ecco, Luca Camberlingo, nato a Salerno e vive a Torino, ha la passione per la scrittura da sempre. Grazie Luca, arrivederci, grazie per la partecipazione e per la testimonianza che hai dato. Maria Gabriella Carbonetto, che l'ha già ritirato, nata a Massa e vive a Milano, probabilmente è già rientrata. Andrea Carrara, Andrea Carrara,
Hai da fare un discorso? No? Niente. Allora, una semplice foto. Ecco. Grazie per la tua partecipazione con le poesie che ci hai dato. Questa è l'antologia. Di nuovo, arrivederci. Grazie. Se qualcuno vuole dirci qualche cosa, ci fa piacere, ecco. Abbiamo poi Serena Angela Cucco. Serena Angela Cucco. Che è evidentemente già andata via, e poi glielo spiegheremo. Abbiamo Silvia Cosumano, Cosumano, carissima, è sempre un piacere rivedere. Vuoi dire qualcosa? Ringrazio il presidente di giuria, la giuria, questa manifestazione assolutamente meravigliosa che ci permette proprio di assaporare la cultura nella sua profondità. Grazie di cuore. Grazie, grazie a te. Sabina De Mori. Grazie Sabina, vuoi dire qualcosa anche tu? Sì, ringrazio la giuria, il presidente, volevo solo dire che sono un autodidatta e ho iniziato a scrivere poesie durante le ore di matematica allo scientifico, avevo 4, ma mi divertivo a scrivere poesie perché mi annoiavo durante la scuola. Magari poi avevi 8 di italiano. Avevo 8 di italiano e 9 di disegno, quindi ho sbagliato tutto. Arrivederci, grazie. Corrado Dell'Oglio, nativo di Palermo, ma attualmente lavora e vive a Torino. Grazie Corrado, vuoi dire qualcosa? Semplicemente grazie, alla prossima. Alla prossima. Grazie. Angela Donna, nata a Castellamonte e vive a Torino. È già andata via, ecco, allora non l'abbiamo più perché è molto impegnata. Pasquale Emanuele so che ha già ritirato. Anna Ferrarazzo è nata a Tortona. Dove attualmente vivi? No, non è che non è fatto così. Vicino alla provincia di Pisa. Sì. Non ti sei spostata di molto, no, non sei un'immigrata. Io ringrazio semplicemente lei e tutta la giuria. Grazie a tutti, buonasera. Grazie. Giuliano Gemo, laureato in letteratura contemporanea all'Università di Padova. E attualmente l'insegnante di scuola superiore a Vicenza. Quindi grazie due volte per essere venuto fino qua a stare insieme almeno un pomeriggio con noi, molte grazie. Io che ringrazio voi, grazie del profondo del cuore. Va bene. Arrivederci. Giacomo Giannone è già andato via. Poi abbiamo Elena Lometti, nata a Torino. Elena Lometti, torinese, attualmente vive a Torino. Non è stato un grande viaggio. No, è sempre un piacere. Vuoi dire qualcosa? E grazie a tutti. Va bene, grazie Elena. Hai fatto la foto? Grazie. Adriana Mondo, che è nata a Torino ma si è trasferita e risiede a Reano, a ben 10 km da Torino. 25. Allora, Andrea, hai già ritirato. Grazie. Ringrazio tutti. Diciamo che è stato un pomeriggio di vera cultura e abbiamo sentito tante voci, tutte altissime della poesia, questo mi rincuora perché io amo la poesia. Grazie a tutti. Grazie.
Duccio Mugnai di Pieve Santo Stefano, laureato in lettere. Duccio Mugnai insegna all'università. Sì, è vero. Mi chiedo scusa. Vuoi dire qualcosa? Ringrazio tutta la giuria, tutti, Sandro Grospietre, è stato a partecipare a un gioco. No, certo, non si sente. Ringrazio tutti e... Va bene, grazie Duccio. Florentina Nita, che è nata in Romania, in un paese vicino a Roman, che si chiama il paese tuo? Tamascen. E attualmente vivo a Brescia e lavoro a Milano. E lavori a Milano. Ti ringraziamo per essere venuta fino qua. Vuoi dire qualcosa? È stato un piacere essere qui con voi. Voglio dire che l'integrazione di noi stranieri avviene anche attraverso la cultura. Grazie, grazie tanto per questa testimonianza. Ritorna al palco Fabrizio Olivero, che abbiamo già visto, gliel'abbiamo già dato, allora niente, non ritorni neanche. Due paroline veloci, visto che stavolta parliamo di poesia, non di prosa. Devo ringraziare il premio alla carriera Roberto Pazzi, perché veramente con le sue letture, come aver gustato la sua poesia estraendo un confetto dalla bomboniera. Vogliamo fare una foto a questo abbraccio? Vogliamo farvi, facciamo la esageriamo. Anche un bacio? Viva gli sposi, allora, eh? Va bene, ciao. Ugo Pupillo, che ha già ricevuto, è vero? Siamo già tutto a posto. È già era stato chiamato e allora... Antonio Ruggeri che è qui presente, generale Antonio Ruggeri, eccellenza, grazie. Lei è nato a Messina, poi ha fatto... Vive a Torino, attualmente vive a Torino. Va bene, grazie generale. Una foto. Con Sandro. Grazie. Di nuovo. La romana signorina Laura Sagliocco è presente. Eccola qua. Laura Sagliocco di Roma. Carissima, piacere di vederti dopo tanto tempo. Dici qualcosa? Sì, io volevo semplicemente ringraziare Sandro, sua moglie e tutte le persone che hanno organizzato questa manifestazione. Perché veramente purtroppo è troppo raro incontrare persone che difendono la creatività degli autori con il cuore puro, al di là del desiderio di esibizionismo, di potere, insomma in modo pulito. È una cosa che succede troppo raramente, quindi mi sento veramente fortunata e vi ringrazio. Grazie tanto, sì, Laura. Lucia Grazia Scalandra. Onorata di essere di nuovo qui per la quarta volta. Grazie. Aldo Sisto, che avevamo già sentito, non so se hai già preso tutto, è tutto fatto. Allora, noi è punto. Chi è il nome?
Ah, non sapevo che venisse. Venga, venga. Sì, 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 hai ragione. No, ma ci abbiamo tutto, vieni, vieni, vieni. Forse però non... Io non ho sentito il nome. Paola Rigoni da Toni. Certo. Allora adesso facciamo anche una fotografia. Paola Arrigoni Dadone, è vero? Ecco. E beh, l'abbiamo saltata e... Perché c'erano 21 che mi sono presentate. Grazie. Ecco qua. Nata a Torino e attualmente vive a Torino. A Sdorzano. A Sdorzano. Ah, sì, sì, sì. Esatto, esatto. Allora ci dica qualcosa. No, grazie. Fatto che, grazie qua Giulia, per questa, ho trovato molto interessante questo fatto dell'antologia, perché in Bellese abbiamo costituito un gruppo di lettura da 5 anni e tutto il materiale che io ho ricevuto oggi sarà fonte di grande lavoro e grande soddisfazione, perché abbiamo tanti poeti e tanti scrittori che ci aprivano tutti insieme. Io ho già prenotato molte copie. Sì, della... Grazie a tutti. Grazie a lei, grazie. Grazie. Sandro, Pietro mi chiede di dire due parole di conclusione che volentieri esprimo, ma prima la signora, questa grande poetessa che mi sta accanto, si parlava, si ricordava un premio Nobel, Vaslava Zimborska, 1986. Io della poesia, della letteratura, e vorrei chiudere con le sue parole, cedendo a chi è più alto di me. E una delle espressioni poetiche che quando faccio lezioni ai miei corsisti per la mia scuola di scrittura esprimo sempre, un po' perché rievocano questi versi: exegi monumentum aere perennius quodnum imbre sedax, eccetera, sapete che è Orazio, e poi l'armonia che vince di mille secoli il silenzio, quando le pimple fanniete di loro canto i deserti, l'armonia vince di mille secoli il silenzio, insomma, quando la tomba cade, è foscolo i sepolcri. E Vuor Giove, l'inno del poeta resta, voi sapete Carducci, ma questi versi della nostra coeva, della nostra contemporanea, sulla mano, questa mano che muore, che ha il potere di perpetrare la vita, dice: il potere di perpetrare la mano che scrive, la vendetta di una mano mortale, la vendetta di una mano mortale, il potere di perpetrare la vita. Noi passiamo, ma siamo strumenti di qualcosa che resta, è una sacralità, è una religione laica a cui noi non possiamo non aderire. Noi siamo convinti che nell'atto creativo, quando stiamo scrivendo, facciamo qualcosa che transeunte noi stessi, che viene da dei grandi morti, nei quali, verso i quali ci siamo chinati con una reverenza assoluta, perché quando ci siamo innamorati con le prime, per me capitò, a me capitò su in terza media, quando il professore di lettere cominciò a leggere Mirigiare pallido e assorto presso un rovente muro d'orto, ascoltare tra i frusci di stermi schiocchi di neve e andando nel sole che abbaglia, sentire con triste meraviglia com'è tutta la vita il suo travaglio in questo seguitare una muraglia che ha in cima cocci a mozze di bottiglia. Io avevo 12-13 anni e rimasi abbagliato dalla potenza della verità di quelle parole, di questa poesia che era visiva, emozionale e concettuale al tempo stesso, perché come diceva qualcuno prima che ha parlato con tanta efficacia, che cosa sarebbe? La poesia è la punta più alta, perché è la punta più alta del discorso umano, perché oltre a essere concettualità c'è un quid numinoso, misterioso, chiamatelo ritmo, musica, timbro, chiamatelo fonè, non lo so che cosa, che la filosofia da sola, a mio avviso,
non la filosofia in realtà è presuntuosissima e si crede ecocosmica e ride dei poeti. Questo l'avevo letto in una splendida opera di Umberto Saba, Storia per una storia di un canzoniere, in cui diceva i poeti promettono molto di meno ma mantengono di più, i filosofi invece presumono di essere più alti della la poesia è una conoscenza, crocia la mente, aurorale della vita, insomma, mentre è più alta la conoscenza concettuale, il logos rispetto al mistos, ma ci sarebbe da discutere molto su questo. Comunque, voi sapete che poi buttata fuori dalla porta rientra per la finestra la poesia, perché il linguaggio subliminale dei politici, quando è efficace, o il linguaggio subliminale della pubblicità di questo orrendo mercato del barroom che è la società globale, in realtà quando è efficace, quando sa usare una parola persuasiva e convincente, ecco. Quindi la poesia poi si metastatizza, si nasconde in mille forme. Un'opera senza poesia, perché questo è nel linguaggio umano, vuol dire che è senza quella quid divinum che le consente di rimanere. Allora non è più una questione di mettere le parole, i versi, con le rime, cosa vuoi? Vedete, tale è la nozione inconscia nell'immaginario dell'umanità di che cosa sia la poesia, che è un'espressione che giura nel linguaggio corrente sempre. È privo di poesia, non ha poesia. Questa cosa ha poesia. Vale anche per la scienza, soprattutto, vale anche per tante altre espressioni dell'essere umano. Ecco. Queste sono le cose che a caldo mi si affollano nella mente e che volevo dirvi. Grazie. Adesso, perché abbiamo fatto la poesia, facciamo un po' di prosa nel senso tradizionale, andiamo a fare insieme un po' di bollicine, perché c'è un rinfresco a cui siete tutti invitati. E ci lasciamo e ci salutiamo in modo informale al rinfresco per poi rivederci alla prossima edizione. Grazie.